Serie B, da 90 anni, il campionato degli italiani. Devi fare i tuoi acquisti più convenienti. Oggi lo shopping ha un nome. Centro Commerciale Sanniti, in via dei Longobardi, a Benevento. Vieni a scoprire le offerte più vantaggiose nella grande ed accogliente galleria. Troverai tanti negozi per soddisfare ogni tua esigenza e in più animazione e tanto divertimento. Centro Commerciale Sanniti, in via dei Longobardi, a Benevento. Tu al centro. Olese, leader nella distribuzione di ricambi per caldaie, climatizzazione, refrigerazione, stufe a pellet e trattamenti acqua con oltre 20.000 articoli in pronta consegna. Fornitura di caldaie a condensazione, pompe di calore, termostufe e solari termici, con tecnici qualificati e le migliori soluzioni per la tua casa. Riqualifica la tua abitazione usufruendo degli incentivi fiscali del 65%, con pagamenti personalizzati, a tasso zero. Vi aspettiamo presso il nuovo showroom in via dei Mulini 108, a Benevento. Leal Fair Local Store, zona industriale a Molinara, Benevento, ti propone una grande promozione su infissi in legno alluminio. Fornitura per appartamento tipo, composta da 5 infissi, 2 balconi 120x210, 2 finestre 70x120, una finestra 120x120, a soli 2.950 euro più IVA, detrazione fiscale del 50%. Chiamaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Visita lealfair.it. Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint, spedizioni nazionali con SDA, internazionali con FedEx, UPS, Access Point e Wish Pickup, imballi e confezionamento colli, servizi, poste mobili, pagamento bollettini postali e raccomandate. Keypoint è anche servizio fotocopie, invio fax, stampa digitale, cancelleria e prodotti per ufficio. Gruppo Poste Italiane. Keypoint, più che spedire. Fermi. Buonasera, ben ritrovati con la 38esima puntata di Sport 7 Live in tour. Siamo adesso nel cuore della multisala Gavelli in compagnia di Alessia Sorrentino e Marianna Corbo e tanti altri amici che tra poco andremo a conoscere. 38esima giornata del campionato, l'ultima del campionato di Serie B, il torneo cadetto vinto ampiamente dal Benevento con 7 turni d'anticipo. Io, prima di andare a salutare coloro che diventeranno i protagonisti attivi di questa trasmissione, anche coloro che faranno sentire la loro voce attraverso i canali di comunicazione attivati dalla redazione, andrei subito ad annunciare le formazioni e poi andiamo con la terna, che forse la terna arbitrale è successiva. Andiamo prima a conoscere i giocatori che saranno schierati in campo. Perfetto. Perfetto, ultima partita. Allora, oggi in campo ci saranno Gori, Rillo, Gianfi, Barba, Maggio, Schiattarella, Etemai, Insigne, Improta, Sau e Di Serio, mentre invece per l'Ascoli, Leali, Brosco, Ferigra, Gravioli, Sernicola, Petrucci, Padoin, Cavion, Black, Ninkovic e Scamacca. Benissimo, adesso possiamo dire chi dirigerà questa gara, allora, che tu avevi già preparato su questa agenda elettronica che lei ha e che ha rifiutato anche come regalo il tablet, lei non inquinamento, diciamo, questa cosa. Perfetto, va. Allora, stasera allo stadio Cino e Lillo del Luca di Ascoli ci saranno del Duca di Ascoli
Cino e Lillo del Duca. Cino e Lillo. Ivan Pezzuto di Lecce, come assistenti Bercigli di Valdarno, Berti di Prato e Feliciani di Teramo. Benissimo, tra poco parleremo dei precedenti e altre cose. Vogliamo andare a salutare un po' chi ci ospita, insomma, questa sera che è stato spesso nostro ospite. Non mi guardare così, col sorriso, mi raccomando. In televisione dobbiamo essere sempre sorridenti, mi fa mettere paura. Però io ti conosco e quindi non ho paura. Mi sopportare un mio amico medico. Allora, aspetta, vogliamo dire un attimo, prima che inizia a sentire la voce. Allora, salutiamo Luigi Giannuzzi, che ci ospita, che appena ho lanciato questa idea l'ha raccolta immediatamente. Le squadre stanno facendo, guardate il monitor di centro, le squadre stavano facendo poco fa la fase di riscaldamento. Questo invece è una parte del set della nostra trasmissione. Luigi Giannuzzi, grazie, buona serata, che ha portato con sé il medico, il medico che è Marcello Dipinto. Psicologo. E quindi qualsiasi domanda che fra me la fai a lui. Ah, quindi noi parleremo sempre con Marcello Dipinto. Benissimo. Perché tu che oltretutto ci raccontava nel fuoco. Esatto, ci raccontava il microfono, vi dovete scambiare. Dicevo che ci raccontava nel fuori onda che ha vestito la casacca del Benevento un po' di anni fa. No, giocavo con la seconda squadra perché ero ragazzino. Facevamo il torneo di Martino, però mi allenavo tutti i giorni con la prima squadra. Sì, però lei mi ha ricordato dei nomi importanti che hanno fatto la storia del Benevento. Alfredo Ziga, Santo Susso. Ai miei tempi, quando io arrivai, c'era Vincenzo Aran. Okay. Paolo Saviano ancora non arrivava. Chi? Paolo Saviano, il famoso... No, ancora Paolo non c'erano. Giocava a pallacanestro per la sua altezza, quindi non c'era. Che salutiamo Paolo. Mentre vediamo allora le squadre in campo, la solita passeggiatina prima del riscaldamento, fra 15 minuti circa inizierà la partita, l'ultima partita di questo campionato, vinto come dicevo con largo anticipo dal Benevento, e poi racconteremo anche perché è importante questa partita per la sia formazione per bianconera che per l'Ascoli. Il Benevento, certo. Perfetto, perché una parte si parla di da un record, lato si parla di salvezza, dall'altra parte di record. Giuliano Saginario presente? Presente Giuliano Saginario, ok, perfetto. Alfredo, per l'invito, buonasera a tutti. E poi saluto Patrizia Callaro. Grazie per l'invito, Alfredo. E il nostro angioletto tutto vestito bianco. Buonasera a tutti. Da Dalila Vitale. Andiamo da quest'altra parte e salutiamo Rita, buonasera. Buonasera a tutti. Rita, tutto bene? Tutto benissimo. Abbiamo il TSO a fine trasmissione. Sì, ci sarà un controllo speciale, sì. No, gli elementi sono proprio giusti. Quelli sono che daranno fastidio. Sempre con il microfono. Sempre con il microfono, Marcello. Quelli che daranno fastidio. Pietro Iarriccio, grazie. Buonasera a tutti e buonasera a tutti i telespettatori che perfetto. Ci seguono. Cosimo Romano, grazie Cosimo. Perché questa partita è importante? Poi ce la ricorderà anche Alessia. Per l'Ascoli ha bisogno di punti. Sì. Per evitare che cosa? Una cosa importante. È per evitare il play-out, perché non credo che possa retrocedere direttamente anche se dovesse perdere, però deve mettersi al sicuro. Bene. Poi vedremo, insomma, ci sono tre squadre indiziate più delle altre, diciamo che la lotta in coda è molto avvincente, forse anche più della griglia play-off. Bene. Poi saluto Antonio Mennitto. Buonasera a voi, Alfredo. Buonasera a te. E poi questa sera c'è l'esordio, per la verità, diciamo. Dal punto di vista del nome l'avevamo già sentito parlare, dice che è Cinzia. Il nome circolava in certi ambienti. Sì, in certi ambienti, soprattutto per degli scatti molto interessanti fotografici. E lei si diverte a stalkerizzarmi, diciamo. La presentiamola. Rulli di tamburo. Tu devi dire il nome, tu devi Cinzia. Allora, signori e signori, per la prima volta questa sera con noi è Cinzia Meccariello. Buonasera a tutti. Bisogna dire che bisogna dire che è venuta, è educata, ha bussato con i piedi, bene. Alfredo. Ha bussato con i piedi? Certo. Cioè, perfetto. Volete sapere cosa vi ho portato? Sì, che cosa hai portato? Allora, vi ho portato una frittata di patate, richiesta... No, ma veramente? Ti adoro già, ma bravissima, quella foto che mi hai fatto vedere. No, ti adoro già. Brava Cinzia, dov'è? E poi vi ho portato una quiche con i carciofi. No, vabbè, guarda, Alfredo, già avuto la riconferma per la prossima. No, Cinzia ormai la riconferma a vita. Tutti gli effetti. Entra a far parte del nostro roster a tutti gli effetti. Brava Cinzia, da questa sera ormai sei arruolabile e arruolato. Ok, perfetto, molto bene. Vi ringrazio. Continuiamo a vedere a 15 minuti dall'inizio della partita le squadre in campo che si stanno preparando. Questa è stata anche una settimana particolare, diciamo, molto bella, perché si è tornato a far festa ancora per i colori giallorossi, questa festa della vittoria al finalmente teatro. Il Benevento ha coronato il sogno di alzare la sua coppa. Benissimo, brava Alessia, al Teatro Romano, questa bella cerimonia che noi abbiamo seguito, vi abbiamo trasmesso alcune parti, quelle che per diritto di cronaca aspettava la nostra emittente. Abbiamo sentito subito a fine gara Inzaghi
il che abbiamo sentito più, Livio, cioè, ci sono state altre interviste con qualche giocatore, Viola, Nicolas Viola, cioè, insomma ci sono stati una serie di giocatori, oggi abbiamo sentito anche Insigne, Maggio, Gravina. Insomma abbiamo sentito Gravina, ecco l'altro nome, il presidente della la FGC che ha parlato, vedi il pullman che arriva, queste sono state delle immagini che abbiamo filmato con il presidente, appena è arrivato al Teatro Romano con il controllo della temperatura a bordo, proprio a bordo pullman, ma all'ingresso del teatro dove è andata in scena questa bella e suggestiva cerimonia organizzata dal Benevento Calcio assieme alla Lega B, che poi ne ha riservato un'altra, Livio, proprio ieri al Crotone, era un'altra formazione che è salita direttamente in Serie A con qualche giornata di ritardo rispetto al Benevento, e questo è l'ingresso nel altro guarda monumento Pippo simbolo. Che sistema la mascherina ad uno dei calciatori, ad alcuni dei calciatori, e insomma abbiamo vissuto una bella serata. Noi siamo, allora, come detto, all'interno della multisala Gavelli che ospita questo ultimo appuntamento, ma non è detto, poi vi parleremo di una sorpresa, ci sarà un'ultima puntata che realizzerà TV7 prima diciamo della sosta del mese di agosto, sì, i ragazzi fanno finta del momento di andare a mare, sì, e quindi chiuderemo questa stagione con una bellissima sorpresa in una location particolare, e di questo però ve ne parleremo nelle prossime ore. Mentre vediamo questa immagine, arrivano già i primi messaggi, Alessia. Sì, un primo messaggio dice: altri acquisti per la prossima stagione, forza Benevento, da Luca, Daniele e Giuseppe. Mentre arrivavamo con la macchina con Antonio facevamo proprio questa riflessione, no? Dopo il nome di Glick, che ormai ha chiuso l'accordo, non ci sono stati tanti nomi accostati al Benevento, però nomi penso, importanti, però diciamo di concreto ancora nulla. Ma penso sia una politica di Foggia strategica, diciamo, sì, questa, perché è indubbio che da gennaio loro già sanno gli obiettivi e i nomi che circolano non sono certo quelli che verranno, quindi penso alle idee ce l'hanno ben chiare, bisogna aspettare anche la fine dei campionati, perché un paio di giocatori di Serie A che sarebbero interesse del Benevento, c'è la lotta Genoa-Lecce, non si sa come andrà a finire, quindi penso nella prossima settimana avremo qualche idea ben più precisa. Molto bene, allora abbiamo un po' di tempo per parlare ancora di altri argomenti che riguardano sempre il Benevento Calcio, mentre le due squadre sono in campo e stanno ultimando gli ultimi preparativi prima di indossare le casacche ufficiali, quindi vedere i 22 giocatori che si daranno battaglia. Volevi parlare di due aspetti, il record del Benevento e la salvezza dell'Ascoli. Andiamo prima sul discorso dell'Ascoli, questo secondo blocco di informazioni che hai preparato con accuratezza nella nostra riunione di redazione pomeridiana. Allora, l'Ascoli deve ancora aritmeticamente timbrare la salvezza per potersi presentare ai nastri di partenza della prossima Serie B e iniziare il suo 24esimo torneo cadetto, il sesto consecutivo. Se il Perugia a Venezia e il Pescara a Bentigodi contro il Chievo vincono, un pareggio contro i giallorossi non basta, e Gionigi, per evitare i play-out, visto che a quota 47, sarebbe scavalcato da entrambe. Benissimo, quindi hai parlato del Bentegodi, parlavi quindi della formazione del Chievo Verona. Allora, mancano 10 minuti, vado un attimo da Luigi Giannuzzi. Allora, l'importanza di vedere la nostra squadra, la nostra città in Serie A dal punto di vista imprenditoriale, cioè l'altra volta ne abbiamo parlato più volte, tutto è stato così rapido, veloce, dalla Lega Pro alla Serie B fino ad arrivare alla Serie A. Questa volta arriviamo con qualche settimana di anticipo e abbiamo il tempo per organizzarci. Gravina ha detto le date, quelle fissate per l'avvio della nuova stagione, la data fissata dovrebbe essere il 12 settembre, ma non ci pensate proprio assolutamente, quindi si arriverebbe a fine settembre, inizio ottobre, e poi si valuterà di settimana in settimana protocolli d'intesa e protocolli, diciamo, strutturali permettendo. Che cosa significa dal punto di vista imprenditoriale? Che cosa può ricavare questa città, il Sannio, l'imprenditoria, in termini di visibilità e di indotto economico? Sono molto sintetico. Benevento è una città bellissima, si sa, però non è organizzata per trattenere gli sportivi delle altre squadre. A livello commerciale, due volte alla settimana, cioè rimane ben poco, o addirittura niente, quindi a livello economico è zero. A livello economico, a livello sportivo, il Benevento con questo presidente quest'anno rimarrà quasi, non voglio essere al 100%, al 99% rimane in Serie A.
a livello economico zero, non c'è nessun rientro economico, non per colpa della squadra, per l'amore del cielo, tutto questo di organizzazione, no? Con questo vuoi dare, okay, vuoi, no, no, perché a questo punto si va anche sull'aspetto politico. Mastella non ha nessuna colpa, perché Mastella da poco tempo che sta qui, il miracolo non li può fare, e se partire male dall'inizio nessuno ha capito il Vigorito. Mastella cerca di fare il miracolo, non li può fare. A me mi dispiace che le persone, io qui parlo il fascista Giannuzzi, mi dispiace, già entra in campo il fascista, però oggi non ha portato né Fezzo né Manganelli né no. In borghese. Però i cittadini si devono pure rendere conto la realtà, la cosa brutta di questa città, la cosa, cioè criticare le cose più semplici, dica, posto di criticare il mandato di questo, da fare. Collaborate, bene. Date delle idee, anche se il sindaco non ha bisogno, che è l'unico, vabbè, politico di razza che abbiamo attualmente in Italia, e bisogna riconoscere, il resto è tutta terra, mi fermo qua. Perfetto, grazie. È iniziato bene, diciamo, voglio dire, siamo proprio con il piede sull'acceleratore, bravo. Allora, potrei fare in termini giurisdaginari, ma non è il momento, perché arriveremo più tardi a parlare di calcio, però questa promozione come l'hai vissuta? Noi ci siamo lasciati al McDonald's che mangiavamo un panino, le patatine, poi dopo è arrivata, insomma, tutto il resto, questa bella festa. Al teatro, sì, la festa al Teatro Romano, bellissima, emozionante. Tu c'eri, eri sulle gradinate del Teatro Romano. Sì, un caldo asfissiante, questo però sì, però ne valsa la pena, perché è stato davvero bello, molto bellissimo. Bello. Tra poco ci dirai la formazione, quella tipo del Benevento. Però, certo. Però so che tu, insomma, hai tante formazioni, perché hai seguito tutto il campionato, quindi sceglierai una a caso. Vabbè, okay. Andiamo a sentire un po' i messaggi, forza. Un po' di messaggi, forza. Guardate Benevento, che belle immagini, questa struttura che è un altro fiore all'occhiello, e di cui fra poco ne parlerà Marianna Corbo, ce ne parlerà, perché ha studiato, prima mi chiedeva, ma questo Gavelli da dove viene, cioè questo nome, come nasce? E quindi abbiamo fatto una ricerca, è una specie di musichiera, è pronto a rispondere, aspetta, bravo, vai. Forza Benevento, speriamo che il Benevento faccia buoni acquisti, saluti da Vincenzo, Antonio e Pisa. E Pisa? Sì, Pisa. No, forse da Pisa. No, Pisa. E Pisa, c'è un nome Pisa, hai mai sentito? Tutti i giorni noi incontriamo. Poi forza Benevento sempre, ciao Alfredo e complimenti a tutti voi di TV7 per il commento della partita, siete i numeri uno. Martino Romano da Faicchio, che è il ragazzo che ci aspettava davanti, sì, alle transizioni. Noi abbiamo avuto queste cose che non mi era mai capitato, cioè nel corso, diciamo, della carriera giornalistica, avere un messaggio di uno che sta di fronte dietro i televisori e diceva: sono vicino al cancello e mando il messaggio. Quindi, grazie a Martino che è stato così affettuoso, diciamo, a lanciarlo di Alfredi, e la mangiata tramite messaggio era dall'altra parte. Cinzia, tutto bene? Tutto, ha visto posto. Che bene anche l'aria climatizzata, abbiamo sistemato, che sì, prima c'era qualche sospetto, qualche malizioso, già diceva: ma come mai stasera ci ha portato la parte calda? No, perché Monsignor Giannuzzi, noi pensavamo di stare fuori. C'è un messaggio che è un po' per fuori te. Non abbiamo potuto. Scusa, ma non è detto che c'è la produzione Salzano? No, lui ci voleva portare al campo all'agraria a correre, ci voleva portare per la verità. Microfono, sentiamo Monsignor Giannuzzi, per dove ci voleva portare? Lui lo sa, nel giardino, è bellissimo, alberi meravigliosi. È una specie di il Serengeti, diciamo, della Sanzano. Noi non abbiamo problemi a correre. Ah, già, è vero, noi siamo preparati, è vero, corriamo tutti i giorni. Noi. Occhio ai calciofili al campo, anche il nostro psicologo guarda uno sguardo alla formazione. Tra poco andremo a parlare della formazione del Bento, ricordiamo. Messaggio. Ultima giornata, riconfermiamo la forza degli stregoni. Un ciao Alfredo, non farti distrarre troppo dalla frittata. Ciao ai tuoi ospiti, i tuoi fan, Anne Achille. Grazie Anne Achille. No, mi distrago durante Alfredo, la trasmissione. A proposito di mercato, no? Sì. È circolata in questi ultimi minuti una voce che vorrebbe Riccardo Quaresma, ex giocatore dell'Inter, come rinforzo del Benevento. Riccardo Quaresma, cioè era la Trivella. È il Trivella, ex Inter, però 38 anni. Ma si era guardato pure i Balotelli. Un po' no, no, ma è proprio notizia fresca. Lo so. Balotelli pure, pare che poi Foggia abbia smentito, insomma. No, lasciamo stare, cioè, insomma, lasciamo stare. L'oracolo di Antonio, l'oracolo funziona, guarda. Perfetto. Cioè, proprio come si può fare senza di lui in trasmissione? No, ma lui è lui una sorta di Maurizio Mosca, la buonanima, diciamo, che c'è col pendolino, le bombe, insomma, esatto, riesce a darci queste informazioni. È informativo.
Abbiamo visto la formazione del Benevento che Alessia ci ricorda ancora. Prima per un messaggio. Sì, abbiamo un messaggio. Grazie Benevento. A centrocampo io prenderei Muntari, che è svincolato dalla famiglia Valente. Sì, che è un altro giocatore dell'Inter, del Milan. Ma penso che un ex giocatore ci fermiamo. È un po' come Quaresma, no? Questo è. Allora, ricordiamo la formazione, così facciamo intervenire. Abbiamo prima un altro messaggio, un saluto dall'Arco di Traiano, un monumento di Serie A, ci hanno anche mandato delle foto. Tra l'altro non anche... è l'Arco di Traiano che ci saluta, qualcuno nei pressi dell'Arco di Traiano. Sì, dall'Arco di Traiano, ci hanno mandato delle foto dell'Arco di Traiano in giallo-rosso. Sai quanti anni ha? Circa? Quasi quanto te. Esatto, più o meno, come gli schiavi di Pompei. Sì, è del, anni. Okay, del... No, no, ancora prima, perché è del 2-300 avanti Cristo, se non sbaglio. No, mi sto sbagliando. Bimillenario. Bimillenario. Andiamo a sentire, andiamo sul calcio, con... la squadra. Sì, allora, per il Benevento Gori, Rillo, Gianfi, Barba, Maggio, Schettarella, Itemai, Insigne, Improta, Sau e Di Serio, mentre per l'Ascoli... Vai, vai, poi, no, questa è la formazione suggerita da Inzaghi, da Giuliano. Leali, Brosco, Ferigra, Gravignon, Sernicola, Petrucci, Padoin, Cavion, Black, Ninkovic, Scramacca. Abbiamo discusso a lungo sull'accento, sugli accenti oggi, prima di seconda, che Alessia, poiché è una ragazza... puntuale e professionale. Me li sono segnati. Se li segnati tutti gli accenti. E quindi Sernicolo, Sernicola abbiamo a lungo, insomma, abbiamo intrapreso con gli operatori di mercato. L'hanno ricordato questo giocatore. Io devo andare da Marcello, c'è un altro messaggio, vai. Ce ne sono altri due. Vai. Complimenti per la trasmissione ad Alfredo Beato tra le donne. Sì. E buona... la frittata di... come si chiama? Sì. Buona chiusura di campionato, complimenti ad Alfredo, professionista lungimirante, ed un saluto a tutti, ospite e staff, Taddeus. Salutiamo Taddeus che ci sta seguendo dalle spiagge dell'Adriatico e grazie per il messaggio, ti aspetto, torna presto. Poi? Ciao, volevo salutare tutti voi di TV7 e il mio allenatore Pietro. Non si fida. No, non si fida. Okay. Vabbè, lo ricambio. Credo sia Davide perché ci ha già scritto in altre puntate. Okay. Un saluto a Davide. Perfetto. Perfetto, andiamo da Marcello. Allora, ci sono delle assenze, ragazzi, ricordiamo, così diamo un assist anche rispetto alle procedure. Sono state fatte delle scelte in funzione delle assenze. Allora, Cosimo, ricordiamo le assenze del Benevento. Gori penso che merita questa passerella stasera, okay. Quindi non è legato all'assenza di Montipolo. Allora, poi abbiamo Caldirola. Mancano Letizia, Cota, Caldirola. Okay. Più di mezza squadra, insomma. Però è giusto che insomma, risultata... La stagione ormai ha ben poco da dire, concedere spazio anche a questi ragazzi che comunque, seppur hanno avuto poche occasioni di mettersi in mossa, sicuramente hanno dato anche il loro contributo, mi riferisco soprattutto a Ghigo Gori. Mi sembra tra l'altro minimo. Gori oggi ho sentito che Foggia gli rinnoveranno il contratto, quindi giocherà un altro anno, non è l'ultimo anno. Ecco, siamo contenti perché avrà un ruolo come sempre, insomma, un ruolo sì, importante. Sì, assolutamente, lo spogliatoio, quindi è una cosa molto importante, anche un gesto di stima nei confronti dell'uomo prima che del calciatore, sicuramente. Molto bene, si inizia già a sorridere, che cosa avrà combinato Danira. Le squadre sono in campo, c'è un motivo in più per vincere questa partita? Cosimo e Antonio capiranno immediatamente, perché dall'altra parte c'è una squadra che ha dei colori che noi non sono simpatici, diversamente da Rita, che entra in difficoltà in questo momento, perché voglio dire, essendo tifoso del Benevento, i colori bianco e neri questa volta possono essere messi anche da parte. Cinzia sta preparando qualche altra cosa, ma non è, i fornelli. Non è il bianco nero, questa è quella tradizionale. microfono. Allora, quando parla Pietro, ricordatevi il microfono, ragazzi. La partita sta per iniziare. Volevo chiedere al Marcello qualcosa su questa formazione. In realtà sono tutti calciatori collaudati, insomma, per quanto non abbiano svolto un ruolo, come dire, non sono stati attori fondamentali, sono tutti bravi. C'è qualche novità, però gli altri sono bravissimi calciatori, insomma. Molto bene, sono persone di sicuro affidamento. Ok, nel frattempo all'esterno della multisala Gavelli che cosa sta accadendo? Ce lo dice il direttore supremo? Cioè c'è una proiezione, qualcosa? Non sa niente. Fai una domanda di lui, lo sai che c'è, no? C'è la proiezione. No, io lo so, ma lo dobbiamo dire ai telespettatori che c'è. Ogni sera alle 9:15 c'è un film, ogni due giorni facciamo un film nuovo fuori. E qualche, io so, vero, c'è Beneventano, che voglio criticare i Beneventani. C'è stato qualche Beneventano, dice, oddio, fa freddo. Io disse, guarda, faccio alzare le temperature. No, no. Io disse, questo i soldi, vattene via.
fece di marito lui, l'ha fatto per provocarti, ma vai a provocarti per solo qui, adesso già non funziona. No, ti prego, allora noi seguiamo... Cioè, fa freddo, qua sopra fa freddo. Qua si fa freddo, no, mai sentito una cosa del genere. Sì. Guarda che bella immagine oggi il nostro caro Enzo ha filmato con il supporto di questi aggeggi elettronici, quindi con questo drone dall'alto, guardate che bel colpo d'occhio ci regala la multisala Gaveli. Ha fatto soltanto il suo lavoro, ha fatto. Sì, come l'ha fatto insomma anche l'architetto che ha realizzato questa struttura. Guardate la dormiente, ricorda qualcosa la dormiente? Sì, la dormiente è stato l'inizio di questo percorso e oggi resta anche la fine, Alfredo, vedi, ci ha praticamente... fine, no, nel senso che ci ha comunque accompagnati apertura, tutto... l'ultima pagina diciamo, sì, di questo, tutto di questo il nostro percorso l'abbiamo ritrovata e la ritroviamo anche oggi che è l'ultima partita del Benevento. Allora, state tranquilli e sereni. Non come diceva un esponente, stai diciamo, sereno, diceva, porta stai sereno, io ho detto tranquilli e sereni, ho detto, perché la vostra curva glicemica avrà un certo stazionamento, non avrà dei picchi, quindi state tranquilli che insomma non aspetteremo le 23, i vostri palati saranno diciamo deliziati giustamente dice Daniele dalle cose buone che la multisala Gaveli. Ma tu non sai dirigere, scusa, sono queste due belle ragazze, non le fai mai parlare. Aspetta, arriviamo, loro entreranno in campo. Non ti coinvolgo. Vedi, Daniela, Luigi, tu non ci sei spesso con noi, anzi quasi mai, ma Alfredo ha giusta ragione, non fa parlare perché noi siamo la curva sud, quindi poi quando cominciamo sono un po' caotiche diciamo. Allora ragazzi, ci contiene. Allora, è iniziata oh, brava Rita, perfetto. Allora Gigi, Marcello e tutti gli altri, Cosimo, Rita, voi fate il tifo, occhi ai monitor e racconteremo un po' della partita con me, Alessia, Marianna. Grazie ancora una volta per essere qui. I messaggi sono già tanti che ci stanno accompagnando quest'anno. Marianna, poi cercheremo di svelare un po' i segreti di questa sì, multisala. Dopo entreremo nel vivo del multisala Gaveli. Molto e ha tante sorprese. Bene. Abbiamo tante informazioni da dare ai nostri telespettatori. Sì, sento un sassofono. Hai visto il sassofono? Giannuzzi è anche appassionata di musica, quindi ha un sax molto interessante. In tasca, praticamente. Sì, era un contralto. Sembrerebbe più un oxilofono. Ascoli Benevento 0-0, è andato via il primo minuto di questa partita. Vogliamo raccontare un po' di numero? Vogliamo ricordare sì, innanzitutto voglio ricordare sì, il numero per i messaggi che è 328 13 47 482, lo vedete anche in sovraimpressione. Ecco, nei numeri, andiamo prima ai precedenti e poi andiamo a parlare un po' dei numeri a confronto. Lì Giuliana entrerà in campo, ha portato un rettangolo di gioco per far vedere gli schemi, le cose che sono successe nel corso, sembra una lavagna ancora col gesso. Ma perché infierisci? No, perché loro non sanno che sei bravo. Ah, ok, però ce lo teniamo per me. Esatto, perfetto, vai. Allora, presidenti, Ascoli e Benevento si sfideranno per l'ottava volta in assoluto al Del Duca nel contesto della 38esima giornata di Serie B. In campionato si contano finora due vittorie dei marchigiani, tre pareggi ed un successo dei Sanniti, con il picchio che si aggiudicò dopo i calci di rigori l'unico incrocio in Coppa Italia nella stagione 2000-2001. 4-0 per il Benevento e risultato nel girone di andata il 29 dicembre del 2019. Molto bene, grazie. Tra poco andremo a parlare dei numeri a confronto, ma questo lo faremo tra poco. Nel frattempo io vado subito da Cosimo, da Antonio, perché ci concentreremo un po' per qualche minuto sulla partita. Benevento in attacco. Vai Antonio. Alfredo, dopo un inizio piuttosto veemente dell'Ascoli, sempre in questo secondo minuto di gioco che abbiamo preso un po' la quadra soprattutto al centrocampo, ora c'era un fallo netto su Sau, Sau non fischiato, li vedo ben messi in campo sebbene ci siano molte novità, però il ritorno di Schiattarella ha dato più equilibrio e più geometria alla manovra del Benevento. Cosimo? Intanto vince già il Cittadella con Lentella, quindi è un risultato importante perché anche il Cittadella deve consolidare la sua posizione alla griglia playoff. Guarda il Benevento, sono fasi di studio logicamente, però vedo i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, che sostituiscono, diciamo tra virgolette, quelli che chiamiamo in genere titolari. Mi sembra che abbiano un buon approccio con la partita. Poi credo che giocare in questa situazione in cui non dobbiamo chiedere più nulla al campionato possa anche in un certo senso avvantaggiarle. Ecco, tra questi proprio Rillo mi sembra uno dei più attivi, uno di quelli che possono fare bene.
gioca adesso in ci ha provato Insigne, poi il tiro è stato rimpallato. È motivo di orgoglio per il Sannio, ma anche di Marianna, perché sì, perché ha portato la bandiera pontese. Certo, è un pontese, quindi avrà un bel campionato in Serie A, questo ci fa veramente onore e piacere. Siamo al quarto minuto del primo tempo, risultato 0-0. Cinzia, diamo un microfono a Cinzia. Oltre ad essere un ottimo professionista come avvocato, insomma, mi raccontava la vita, Marianna, e essere molto brava anche come cuoca, col calcio, verità, che ci azzecca, voglio dire, cioè, ti ho coinvolto o sei appassionata anche di calcio? No, io sono appassionata di calcio, diciamo che io andavo allo stadio quando eravamo in 130 in curva. Bravissima. Mi sono fatta la C2, la C1, l'acqua, perfetto, la neve. Bravo. E poi, e quest'anno? Quando il Benevento ha cominciato a vincere, non ho trovato più i biglietti per andare allo stadio. Allora, dico, però hai seguito lo stesso, anche certo, pur non vivendo, diciamo, l'esperienza all'interno dello stadio. No, l'esperienza dello stadio è un'esperienza che a me piace. Io l'unico mio difetto è che non ho mai fatto una trasferta. Okay. Sempre in casa. Benissimo, e allora ci organizzeremo. Prossimo anno, appena sarà possibile, chiaramente, ritornare allo stadio, proveremo a fare la trasferta che sogniamo un po' tutti, di portare questa trasmissione all'esterno. A Torino? A Torino, sì. Contro il Torino? Contro il Torino. Io sono campanilista, andrei a Napoli. A Napoli? Io quindi vicino, Napoli. Insomma. Va bene per Livienza, più vicino? Ok, ha detto va bene, Enzo ha detto che va bene la partita con andare in giro. Benissimo, Cinzia, occhio ai monitor, perché ti chiederò anche il tuo supporto, chiaramente. Vado anche da Rita e da Pietro, seguiamo questa azione. Il Benevento però sta giocando già da qualche minuto nella metà campo dell'Ascoli, così? Sì, non un paio di azioni nella metà campo dell'Ascoli. I ragazzi sono ben inseriti assolutamente in campo i primi minuti. C'è da dire che dobbiamo anche un po' abituarci, perché è una difesa completamente nuova questa, Alfredo. Sono tutti quanti giovani, la difesa che siamo abituati a vedere noi del Benevento è completamente ferma, per cui insomma è gradevole anche da vedere un po' l'approccio di questi ragazzi alla loro in questa partita, che comunque ritorniamo sempre al discorso di prima: noi non abbiamo nessuna motivazione, quindi ce la giochiamo veramente con serenità. È l'ultima partita di campionato, l'Ascoli è quello che dovrebbe fare assolutissimamente il punto, ma al momento non vedo aggressività, che l'allenatore invece aveva minacciato, ci aveva minacciato che sarebbe arrivato qui molto aggressivo. Quindi per il momento mi sembrano 6 minuti molto equilibrati. Allora vado da Marcello, ci facciamo raccontare. Sta giocando bene il Benevento, insomma, come dicevo, sono calciatori di sicuro affidamento, alcuni li stimo molto, per esempio uno come Sau. Secondo me è uno dei calciatori più talentuosi che ci siano al mondo, esatto, proprio al mondo. Grande calciatore, grande classe. Sì. È un poco piccolino, però è un fuoriclasse. Ho ricordato più volte che è stato decisivo, diciamo, per questo campionato, dopo tutto quello che, insomma, ognuno ha dato il suo contributo. Però anche la difesa è stata decisiva. Sì, no, dicevo, quella partita con la Juve Stabia, la sua rete. È partito da lì. La sua rete, chiaramente, è stata fatto un gol straordinario, stop a volo. Molto bene, quindi praticamente è stata la rete determinante per poter tagliare il traguardo della Serie A. Come vi vedo attente, sentiamo un attimo Patrizia, vorrei salutare. Cara Patrizia, so che siete reduci da un pomeriggio caldo. Abbastanza. Sì. Giulia, con te parliamo del risultato di calcio, non ti preoccupare. Poi Claudia, è arrivata anche Claudia, adesso saluteremo anche Claudia. Come è stato? È andato adesso questo avvio del Benevento? Che impressione hai avuto? Positivo, e sì, d'accordo, l'Ascoli vuole comunque vincere, mi pare pure giusto, però è più giusto che vinca il Benevento per chiudere in bellezza, quindi mi auguro anche quest'altra vittoria. Perfetto, perché a caccia di record il Benevento? Di questo ce ne parlerà, ne parleremo nella prossima puntata. Ti ricordo che vedeva Heidi, di questo ne parleremo nella prossima puntata. Tu hai dei messaggi e poi ci ricordiamo. No, nel frattempo, qual è il record che vuole ancora il Benevento? Però nel frattempo c'è un risultato nuovo, Intella Cittadella pareggiano 1-1. 1-1, mentre per quanto riguarda la situazione dei record di cui parlavamo oggi pomeriggio. Sì, allora al Del Duca di Ascoli si chiude stasera la trionfale stagione del Benevento di Pippo Inzaghi, che per il prevedibile rilassamento di queste ultime giornate, dopo aver conquistato aritmeticamente la promozione e anche il primo posto in classifica, ha visto sfumare alcuni dei possibili record assoluti nella storia della Serie B.
Stasera comunque c'è l'obiettivo di eguagliare il Palermo, che nel 2013-2014 è chiuso a 86 punti, ma quello era però un torneo a 22 squadre, con dunque 42 partite. Una vittoria sarebbe la numero 26, eguagliando il numero di successi ottenuti nelle prime 38 partite dalla Juve 2006-2007 e proprio dall'Ascoli in tutto il 1977-78. Benissimo. Quindi, cara Giuliana, hai sentito questi numeri importanti, visto che prendevi anche appunti, ma attentissimi, diciamo, su questa. Andiamo a caccia ancora di record, come ci raccontava poco fa Alessia, e siamo praticamente all'ultima giornata, quindi possiamo ancora riuscirci. Quanti punti servono ancora per il record? Tre. Guarda, ma tre punti, quindi ce la possiamo ancora fare. Certo, la vittoria, la speranza è sempre l'ultima a morire. La vittoria ci può regalare quanti punti? Quando vince la squadra, quanti punti realizza? Tre punti, bravo, esatto. No, vedo, ok, no, non riuscivo a capire. Come sono preparate, cioè, è vero, forse la domanda no, non è stata, no, non è stata chiara. Non è stata formulata bene. È che quando vince la partita sono tre punti. Sì, e quindi tre punti. Vado un attimo dal nostro consigliere. Impressione su questa partita, questi primi 10 minuti? Ho l'impressione, la mia impressione è soggettiva, mi sembra Cagliari-Juventus. La Juventus, Claudia, il Benevento, il Cagliari e l'Ascoli, quindi 2-0 per l'Ascoli. Allora, c'è anche una sorpresa stasera, poi organizzeremo anche la sedia se vuole restare con noi. Vieni Claudia, vieni, io voglio salutare Claudia Covino, ben trovata Claudia. Buonasera. Allora, eccola qui, Claudia, il microfono, rifacciamo l'inquadratura, Claudia, a te il microfono, eccolo qua. Ecco qua il microfono, okay. Perfetto. Ciao Alfredo, ciao a tutti. Claudia Covino, ben trovati. Ha seguito, diciamo, gran parte delle nostre produzioni, delle nostre produzioni televisive e mi ha affiancato in gran parte delle trasmissioni che abbiamo realizzato. Abbiamo sofferto, abbiamo gioito assieme nel corso di questi anni. Quest'anno è stato un po' più impegnato, ha detto appena sarò libera, ho fatto già un'altra tappa all'interno di uno dei nostri main sponsor all'interno della galleria del centro commerciale Saniti. Esatto. Stasera sarebbe dovuta venire anche a Solupaca l'altra diretta che abbiamo fatto, poi invece ci siamo dati appuntamento stasera, ha detto stasera ho trovato un po' di tempo e quindi vi raggiungo per salutarvi. Claudia, ciao, come va? Tutto bene a voi? Molto bene. Immagino bene per il Benevento, sicuramente quest'anno è stato un anno di grandi soddisfazioni, anche se molto particolare dal punto di vista sociale, per tanti motivi. E sì, sono passati tanti anni insieme, no? Sì, cioè siamo stati tanti anni insieme vicini. E poi Claudia riesce a ricoprire più ruoli, è arrivata un po' più ragazzina, all'interno seguiva. Era il 2012, poi, quindi veramente ero in fascia. E poi mi ha affiancato, diciamo, sia con Break Sport che con la trasmissione Sport 7, Sport prima domenica Sport 7, poi Sport 7, quando c'è questo famoso spezzatino, che non è quello che prepara Cinzia, lo spezzatino, cioè diverse partite che si giocano dal venerdì al lunedì, lo spezzatino di calcio. Poi come stavi dicendo bene, effettivamente abbiamo sofferto tanto insieme negli studi, quindi insomma è stato bello, però. Ecco Claudio, noi abbiamo già gioito per la promozione in Serie A, qualcosa al 2017. Per il 2017 adesso ci ritroviamo nuovamente a vivere queste emozioni. Uno scenario uguale al quale forse eravamo quasi già preparati, no? Sì, ha fatto più effetto la promozione in Serie B, devo dire. Esattamente, la prima promozione in Serie certo, B, no? Certamente. Quella che aspettavamo da quanti anni? Un'ottantina d'anni, praticamente. 82, da sempre, praticamente. Questo è il nostro obiettivo. Quindi anche la festa che fu fatta fu molto più contenuta rispetto a quella del campionato di Serie B. Vieni Enzo, possiamo anche i tempi opportuni. Mentre l'Ascoli sta attaccando, Antonio, vado da Antonio, Cinzia, il microfono e sentiamo che cosa succede. Benevento che però è proiettato già con grande determinazione nella metà campo della formazione bianconera. È più bello questo da un paio di minuti a questa parte sta... anche se abbiamo subito diversi contropiedi, vedo con piacere il ruolo ricoperto da Gianfi, che sta giocando la stessa partita col piglio giusto di quando Inzaghi lo provò centrale, con ottimi risultati. Col Crotone, perché mancava Caldirolo, ha fatto già 2-3 interventi da leader consumato, e poi abbiamo Schiattarelli in campo che detta geometrie, anche le punte sono più supportate nella manovra, forse le ali sono un po' meno sfruttate,
però vedo un ottimo Benevento. Dobbiamo stare accorti ai contropiedi, perché paradossalmente noi dovremmo agire in contropiede, però è il Benevento che sta dettando i ritmi e i tempi di gioco, e l'Ascoli in maniera molto sordina cerca di pungere quando può, sì, tenuto conto che ci sono 90 minuti. Si è fatto trovare pronto sull'occasione del tiro, come diceva Antonio, in contropiede, quello che dicevamo prima, insomma, sta dimostrando ancora una volta che è un professionista esemplare, che si fa trovare sempre pronto nei momenti in cui l'allenatore lo chiama in causa. Quindi voglio spendere ancora una volta una parola per questa persona, che oltre ad essere un grande calciatore, è una persona davvero umile e un grande professionista, Cosimo. Credo che questo Benevento gli debba dare merito a questo ragazzo speciale. Molto bene, grazie. Cinzia, qualcosa sulla partita vogliamo aggiungere? Sì, siamo al quarto d'ora. Vedo una squadra del Benevento, sicuramente una squadra volitiva, una squadra che vuole vincere e vuole chiudere questa partita presto. Cioè, sono contenta perché, diciamo, avendo già raggiunto il risultato, è normale che ci può essere un calo di attenzione. Invece vedo i ragazzi abbastanza concentrati e vogliosi di vincere, e questa è sempre una buona cosa. Ecco, questa è un po' l'impressione che ha dato la squadra, cioè l'immagine che ha voluto dare la squadra Pippo Inzaghi. Noi l'abbiamo più volte ricordato nel corso dell'anno, la famosa fama, esatto, perfetto. Allora, sentiamo. Tu hai sempre l'impressione, perché c'è sempre fame, diciamo, questa cosa, quindi tu però non ho detto il nome, tu mi sto rivolgendo, c'è quest'altro settore del campo. Sentiamo allora qualche altro messaggino. Questo è l'arco di Traiano, lo conosciamo insomma da tanto tempo, io da quasi 50 anni. Tu? No, poi. Alfredo, ci tengono a farci vedere che ci hanno foto, inviato foto giallorosse dell'arco di Traiano. Sì, ma sembrano delle foto di un modellino. E poi le facciamo vedere, le giriamo a Giuseppe. Le giriamo e le facciamo c'è vedere. C'è qualche altro tipo messaggio oppure no, per il momento. Perfetto, ok. Cara Marianna, allora, eccoci. Hai visto che siamo riusciti a creare come sempre un bel clima? Come sempre, dove andiamo. Una garanzia, no. Consentimi questo spaccato. Soprattutto voi che insomma siete gli attori. Attenzione, che succede? Chi ha segnato? Ha segnato il Pordenone a Cremona. Questo che cosa significa? No, per la Cremonese parte... salva, però il Pordenone deve consolidare la sua posizione alla griglia playoff. Perché lo ricordiamo, Alessia dopo lo dirà, che è molto importante il piazzamento, perché la terza e la quarta non disputano il turno preliminare, entreranno in gioco direttamente nelle semifinali. Quindi, che dicevi? Ha pareggiato subito la Cremonese. Come non detto. Quindi, allora, tutte le considerazioni che Cosimo aveva fatto giustamente vengono per il momento messe da parte. E ha segnato anche il Cosenza contro la Juve Stabia. E questo significa ancora... Cosenza è un rullo compressore, bisogna aspettare i risultati dagli altri campi. Il Cosenza era già fuori dalla retrocessione diretta, perché nelle ultime 5 partite insieme al Crotone, anzi ha un punto in meno del Crotone nelle ultime 5 partite, la squadra con il miglior rendimento. A differenza proprio della Juve Stabia, che ha fatto Karakiri, praticamente era quasi salva prima del lockdown, invece adesso praticamente ha buttato al vento un campionato la Juve Stabia. Quindi se dovesse essere confermato questo risultato, la Juve Stabia retrocede, ma probabilmente viene superata anche dal Trapani. Quindi sicuramente il lockdown ha un pochino, voglio dire, falsato il campionato. Questo era inevitabile, che una squadra che casomai a marzo lascia una posizione alta, casomai riprende e non ritrova l'equilibrio che aveva lasciato. Fortunatamente il Benevento, non è successo questo al Benevento, ma anche perché il campionato già era abbondantemente vinto, anzi hanno continuato a dimostrare di essere un rullo compressore come squadra, insomma. Quindi, però può capitare, poteva sì, ma ci sono delle motivazioni un poco più profonde, nel senso che a Castellammare sono iniziati dei problemi con una presunta lite tra i due soci, l'Angella e il presidente Manniello. Poi c'è stata una voce che circolava insistentemente che voleva l'allenatore Caserta, già prenotato dall'ambizioso Palermo in Serie C. Tutto questo ha contribuito a far sì che è una squadra che stava andando molto bene, purtroppo adesso stasera si ritrova in serie, che non in, serie in Lega Pro dopo aver faticosamente vinto il campionato lo scorso anno. Quindi è un peccato per loro, voglio dire, per loro hanno buttato al vento un però campionato. C'è questa favola Cosenza e del suo allenatore delle giovanili, perché lo ricordiamo, il Cosenza
era stato, diciamo, abbandonato, da aveva cacciato tra virgolette Braglia, che è un ottimo allenatore, perché quest'anno non era riuscito a fare i miracoli dello scorso anno. Era arrivato Pillon e ha dovuto rinunciare per motivi di famiglia. Hanno affidato la squadra a questo giocatore, a questo allenatore delle giovanili, che ha fatto un miracolo. Ha praticamente vinto 6 partite consecutive, se consideriamo quella di stasera, e le ha tirate fuori dalle sabbie mobili. È una favola così bella che mi augurerei che alla fine di questi 90 minuti il Cosenza addirittura possa evitare anche i play-out. Si vede che avete fatto il briefing prima della trasmissione con Giuliana. Cioè, io me ne accorgo da proprio dall'informazione. Ma perché? No, ma veramente Cosimo è bravissimo. Cioè... Ma io ho visto che le lezioni che hai dato, è stato uno dei migliori, cioè, ha recepito immediatamente tutte le informazioni. Ti prego. Sei arrivata con l'almanacco e con oggi Corriere e Gazzetta. Cioè, oggi non si scampa. Bravo, Giuliana. Bravo, devo dire. Ma prestiamo attenzione a chi davvero di calcio ne mastica e conosce un sacco di informazioni, incrociando chiaramente anche le informazioni, certo, date sugli altri campi, come, certo, abbiamo fatto fino a questo momento. Vediamo che cosa dicono invece i nostri internauti e telespettatori. Un programma sempre più piacevole, seguito vivo di tante novità, notizie, sport, opinioni, simpatie. Cari complimenti a tutto lo staff, forza Strega dal cuore, saluti per Alfredo e alle bellezze al fianco, buona serata e lavoro a voi, salutoni. B. Raffaele di Cervinara. Grazie Raffaele, grazie per questo messaggio. Io ero, se vado a vedere il numero, se giochi in casa vorrei, no, invece no. Grazie Raffaele per i tuoi messaggi e per l'affetto che hai sempre manifestato nel corso delle nostre produzioni, che sono cresciute ogni anno e che, insomma, praticamente hanno visto protagonisti tanti volti che si sono alternati sui vari set che noi abbiamo organizzato. Sentiamo un altro messaggio. Ciao Alfredo e a tutti in trasmissione, quest'anno calcistico lo ricorderemo per tanto tempo e non solo per la promozione. A presto, il nostro Maurizio. Grazie Maurizio, tu lo conosci il Maurizio del nostro, certo, Maurizio? Perché, Maurizio Pignone. Pignone. Ah, Pignone, perché Maurizio poteva essere... Che non si firma, però vediamo la foto. Quindi... Ah, perché Maurizio da San Giorgio del Sannio, poteva essere, che Maurizio vive a San Giorgio del Sannio e Roma, è diviso tra la capitale e San Giorgio del Sannio. Un altro messaggio? No c'è qualcuno che prova a chiamarci, ma non possiamo rispondere. Anonimo italiano cerca Rita Maio. No. Ti ha abbandonato? Mi ha abbandonato, però anche Pollon ti ha abbandonato. È vero, Pollon, esatto, pure siamo stati sedotti per un attimo e, esatto, abbandonati. E poi creduto, sono incontrati. Ci abbiamo anche creduto. Andiamo sulla partita per un attimo. Cittadella di nuovo in vantaggio. Danila, che impressione hai avuto di questi primi 20 minuti? Mi sembra che confermano comunque buon andamento. È chiaro che l'Ascoli, insomma, ma così come altre, sai, vogliono vincere perché vincono con la capolista, vincono, è una specie di piccolo trofeo. Brava Danilo. Quindi... Poi Danilo ci parlerà dei prossimi appuntamenti del Panathlon, diciamo, distanziamenti permettendo, tutto quello che si potrà fare. Esattamente. Benissimo. Abbiamo anche una bella idea da mettere in campo, la stiamo mettendo in campo, anche con l'aiuto del Comune di Benevento vorremmo, benissimo, adottare un'aiuola. E abbiamo fatto richiesta, l'avremmo anche già individuata tra l'altro, nei pressi dello stadio, tra lo stadio e il CONI. Eh sì, quindi ha anche un significato, diciamo, ha un per significato, la vostra mission. Vorremmo piantare un albero e fare un piccolo evento, insomma, in memoria degli atleti sanniti che non ci sono più, che sono molto tantissimi, bello e significativa questa cosa. Che sono tantissimi, e allora, nei vari sport, tra l'altro, calcistico, rugbistico, in tutti gli sport ci sono stati dei grandi sanniti, dei grandi atleti. Grazie. Confesso che ti voglio bene, adesso lo dico in diretta. Ti voglio bene anch'io, no, Alfredo, è una stima recisa. Che rappresentazione c'era fuori? Dimmi, vuoi sapere? Allora, Gino, bomb shell. Lo dici tu, no, Gino? Ok, perfetto. No, perché Mariano sta preparando le domande incalzanti su Bomb shell. Bisogna dimenticare Giannuzzi, che è stato un campione. Non so se lo sai. Adesso ci arriviamo, perché vedremo delle immagini. Italiano di marcia. Vedremo delle immagini. Prima in Multisala Gavelli, Antonio ci ha ricordato. Un atleta Giannuzzi, non è che Giannuzzi uno. Tra poco Mariano entrerà in campo. Ha preparato già delle cuffie per il nostro Giannuzzi, che è il concorrente. E che avrà una serie di secondi per poter rispondere, un po' come rischia tutto. Cioè, un tempo, alla Mike buongiorno. Insomma. Cosenza raddoppia, quindi US abbia un po' alla deriva. Guardate che altre belle immagini, non è il Titanic, ma è la Multisala Gavelli, quella che stiamo vedendo. Guardi i popcorn,
Me li ha chiesti Claudia. Claudia vuole essere, è goloso di popcorn. Perfetto, lo sapevo. Quindi arriveranno dopo. Non lo so se arriveranno dopo, perché Giannozzi ha preparato delle cose fantastiche. Niente, io avevo detto, diciamo, agli amici che dopo una mezz'oretta, so che sono ragazzi molto seri, si poteva già iniziare a far alzare un po' il livello della curva glicemica, perché c'è qualcuno che già mi guarda in faccia, mi hai fatto mangiare oggi a tavola, stasera non mi porto da qua. Esatto. Guardi da questa parte, perché conosco parte, bene le abitudini, è strano, conosco bene le abitudini, conosco bene. Ma voi andate, andate là, io so che Giannozzi organizza, non fa queste cose durante la trasmissione, fa cose molto più ampie. Ho detto, ma stasera Gino ci accoglierà come sempre da buon anfitrione e ci farà assaggiare delle cose saporite che normalmente gli avventori della sala cinematografica, ti sto portando per mano, non fare il cattivo, possono apprezzare. Messaggio per Luigi Giannozzi. No. Noto che in trasmissione manca la star della scorsa volta, penso che l'architetto si senta mutilata. E già abbiamo capito chi è Toshiro Nakasaki. Ci manchi, ci manchi. Noi lo aspettiamo, può sempre venire. Segna il Benevento. Ha segnato il Benevento, mentre vedete Giannozzi su in pista, guardiamo l'azione. E il nostro Nostradamus, è spettacolare, è spettacolare. Allora, no, Antonio, no, raccontatelo perché è bellissimo. Allora, il nostro Antonio Nostradamus dei poveri è riuscito a centrare ancora una volta. Tony, chi ha segnato, raccontaci questa storia. Sau, bella spizzata di serie, però. È arrivata la rete. No, e l'azione è condotta. Vediamo, recuperata da Gianfi. È in proda, però. In prota, cioè praticamente nelle ultime partite c'è quasi una media con eleganza, per hai visto qualche gol, c'è quasi una media di un gol, è un calciatore di un altro livello, però voglio sottolineare la torsione di Improta che ha fatto una cosa incredibile, l'aveva vista, ha fatto una grande torsione, assolutamente. Allora, dopo torneremo dall'atleta, dal marciatore Luigi Giannozzi con le immagini qualche anno fa, perché adesso è in piena forma. Adesso ci facciamo raccontare da Marcello e da Luigi questa rete. Questo è il valore di una squadra, quello che ci diceva Marcello. Avevamo il gioco in mano, io quando me l'aspettavo che da un momento all'altro il gol ci usciva. Cross, schizzata e Sau con eleganza proprio, è riuscito da giocatore di grande classe. E invece Luigi Giannozzi come legge questa rete? Cioè la forza del Benevento, la qualità dei giocatori? Sau non è una novità, è un giocatore di Serie A. Ha giocato già con il Cagliari in Serie A, ricordiamo. È un peccato, ora torna con il Benevento in Serie A, era un peccato che giocasse ancora in Serie B. Ok, poi è tornato col Benevento, quindi siamo più contenti. Se non è col Benevento, sono contento. Sì. Speriamo che non è l'unica speranza per rimanere in Serie A. Allora, tu eri abituato a questa interruzione, come un po' con la pallacanestro, vedi, si fermano. Che non è il coffee break, ma è il cooling break in inglese, cioè c'è una pausa di un minuto per rigenerarsi un poco. Tu che sei abituato sotto il sole cocente a marciare, non lo condividi, si vede la faccia, Marianna. Segui un po' perché noi che corriamo, marciamo, non abbiamo questa abitudine di fermarci. Purtroppo questo Covid, come vedete voi, sta tutta una messa in scena, è sempre soggetto di mia opinione. Un atleta ne ha bisogno. Dopo 20 minuti di rinfrescarsi, è il colmo del colmo, secondo la mia opinione soggettiva, per non dire certo, perché il caldo c'è sempre stato e ci sarà sempre in tutte le stagioni. Ora è stata una cosa proprio paradossale, è stata un'invenzione della Liga per anche per le 5 sostituzioni, abbiamo aumentato di 2 sostituzioni. Esagerà 5 sostituzioni, anche se comunque si lamenta, di Sara, ha fatto 5 partite in 12 giorni, ma un atleta può fare anche 10 partite in 10 giorni, un atleta è pagato per questo. Per l'atleta, se l'atleta come Giannozzi può fare... Perché no, è tutta una preparazione, cioè tutti gli sport, una preparazione atletica, l'atletica è la regione degli sport. Tu vedi, vuoi fare un esempio della marcia, c'è una gara di 20 km, dopo 4 giorni c'è una gara di 50 km all'Olimpiade, l'atleta polacco, la scorsa, l'altro Olimpiade, l'ha vinto tutte e due, perché era preparato ad affrontare quella sera. Se uno è preparato, cioè la stanchezza non si sente, è normale. Devo dire che sei stato puntuale, eccezionale nella ricostruzione, tu sei sprecato per bene, dirò sempre. No, io che tu domande, non me ne fai domande, perché... Al piano, con quelle domande, ricordati che tu, siamo in un momento particolare, dobbiamo andare a mare, stiamo chiudendo le trasmissioni, allora, non finiamo. Sappiate una cosa, che Alfredo Salzano, sì. Non è che vuoi farci la battuta, sì, no, diciamo. E Mario del Grosso, sono i miei soci, loro sono i miei soci.
in minoranza, però in minoranza, sì, infatti io sostituisco le pellicole, cioè questo è il nostro improvviso. E a volte ci alterniamo con Libia a distribuire i popcorn in sala. Questa è la... Ma tu ti sei svegliato ieri, domani viene vado lì. A me piace, no, devo dire che lo mi piace fare la festa, mi piace mangiare per alimentare e per lavorare, normale. Se non mangio non posso, allora lavorare, io... non posso fare l'amore, non posso fare altre cose, sì, mangio... E quindi all'improvviso facciamo la non si può improvvisare. Benissimo, grazie, diciamo già siamo a due, il fascista Giannuzzi non fare l'amore e già siamo a due, quindi mi raccomando. Tu segni sulla lavagna, mi raccomando, la maestra, questo ragazzo. Allora, che cos'è? Messaggio? No, volevo ripetere un po' i risultati, sì, così vedere anche le partite di oggi. Allora, Ascoli Benevento 0-1, Chievo Pescara 0-0, Cosenza Juve Stabia 2-1, Cremonese Pordenone 1-1, Entella Cittadella 1-2, Frosinone Pisa 0-0, Livorno Empoli 0-0, Salernitana Spezia 0-0, Trapani Crotone 0-0, Venezia Perugia 0-0. Allora, il socio Giannuzzi è andato ad organizzarsi i popcorn. Per chi vuole i popcorn? Claudio, è Claudio che vuole i popcorn. Claudio, il ritorno di Claudio stasera lo dobbiamo, dobbiamo accogliere il ritorno di Claudio nel migliore dei modi. Allora, che dicevi? No, questa vittoria momentanea del Benevento sta inguaiando di non poco l'Ascoli, perché esatto, in realtà stanno con la vittoria del Cosenza stanno 4 squadre e 46 punti per i play-out. Premesso che la Juve Stabia in questo momento è in retrocessa, quindi abbiamo Ascoli, Cosenza, Perugia addirittura e Pescara che si contenderanno la griglia play-out. Bene, no, scusa, c'è il sorriso da mandraga, dire che stiamo facendo la fotografia. Mi piace da mandragata. Tu non sei Alfredo Salzano, sei Alfred Salzano. Alfred Salzano, sì, è vero, sì. Siamo quelli che dicevano Salzano. Allora, Pietro che Inzaghi, lo sguardo non è cambiato, nonostante la... No, è sempre lo stesso. Ma Inzaghi è come quando giocava, è uno rapace, cioè uno che ha sempre voglia di ottenere il massimo da tutto. Quindi, certo, come diceva Antonio, questa vittoria del Benevento sta mettendo in grande difficoltà l'Ascoli, quindi sicuramente credo che alzeranno anche un po' il ritmo, anche se è difficile, perché effettivamente con questo caldo credo che ci siano anche ad Ascoli oltre 30 gradi, insomma alle 9:30 di sera è tosta giocare con queste temperature, vediamo che succede. Sicuramente sarà una partita divertente. Pietro, queste ragazze le ho portate al McDonald's, nelle cantine sociali, al cinema di Popcorn. Ma chi è? Cioè, Alfredo, no, neanche il parco acquatico. Il parco acquatico mi manca, così lo sto detto già a Maria. Alfredo, neanche il fidanzato porta in tutti questi posti. Quindi esatto. Stiamo lavorando, Antonio, anche per una cosa marina, diciamo. Raddoppio del Benevento. Raddoppio Nostradamus, ci dice ancora che c'è il raddoppio del Benevento, seguiamo questa azione, guardate un po', arrivi il raddoppio del Benevento, bravo Antonio, perfetto. Barba, un lui l'ha vista prima, Barba, un difensore. Sfera di cristallo. Certo, certo che l'Ascoli tutto si aspettava, ma mai un Benevento così determinato. Allora, Ascoli e Perugia sono ai play-out in questo momento, ci dicono, sì, dalla regia. Ma Juve Stabia retrocessa, giusto? In sì, questo momento è retrocessa. Ci vuole un miracolo. Trapani, Juve Stabia e Livorno retrocesso. Anche se la Juve Stabia ha segnato in questo secondo gol, però si è riuscito a vedere. Allora, un altro messaggio. Questo credo proprio sia per te. Per me, Alfredo, buonasera, tantissimi saluti a te e ai tuoi ospiti. Forza, e ci sono due cuori, giallo rosso, Antonio e Vittorio, e poi c'è un forza con due cuori. E non riesco a vedere, ci sono dei colori che non bianco nero. Ed è grigio, non so, è una cosa un po' daltonico. Un telefonino che ha dei colori un po'... Bravo, esatto. Grazie comunque ad Antonio e Vittorio per questo ulteriore messaggio, seppur simpatico, da burloni. Antonio e Vittorio, non penso che sia Antonio, il nostro Antonio, che aspettiamo. Dopo dato il microfono a Claudia, si è passato un attimo sul microfono, ok, perfetto. Claudia, sei riuscita a seguire qualche partita quest'anno tra i tanti impegni? Qualche partita. Qualcosa avrei letto, no, chiaramente. Sì, no. Claudia, aspetta, è molto social, sempre. Sì, diciamo che quindi sono comunque social. Ho avuto la possibilità in realtà di seguire quanto sia stata veramente professionale questa squadra. Vedo proprio la serietà del coach e la serietà di tutti i giocatori che si sono dimostrati veramente professionali, perfetti fino alla fine, ed infatti anche oggi stanno dando dimostrazione di questa grande voglia di presentarsi così bene, così
diligenti in campo. Brava, questo è veramente qualcosa da apprezzare, soprattutto perché, come sai, io ero sempre affascinata da quanto fossero tecnicamente precisi, perfetti, io più che i commenti proprio tecnici rispetto alla partita, guardavo, diciamo, l'approccio, esatto, e questo mi è sempre piaciuto. Bene, arriva la sorpresa, dopo mi raccomando di popcorn per Claudio, io ho fatto apposta, non devo dire, no, ok, perfetto, ma sì, ma ho capito, io ormai ci capivo dal 74, ma perché Alfredo conosce i miei gusti ormai, Patrizia, è vero? Adesso si sta preparando, perché nel primo e secondo ci racconterà delle cose fantastiche. Nel frattempo c'è, perché dico che arriverà una sorpresa adesso? Aspetta, perché dico che arriva una sorpresa adesso? Hai qualcosa segnato, eh? Hai tante cose segnate, perché lei passa dal cartaceo al digitale con una facilità estrema. Alfredo, scusa, ma chi ha mangiato i popcorn? Non mangio, non mangio la seconda parte, quindi rito, fermi. No, Pietro, questa è una cosa che hai detto tu. No, ma regola mentre, che... mentre lei racconta, arriva una bella ragazza. Sì, stanno arrivando. Una mascherina, perché fa attenzione dal punto di vista... Stanno arrivando dei prodotti della pizzeria Chuck si sforna. La pizzeria è di Inglese Gianni, è aperto ai battenti nell'anno 2011 all'interno del multisala Gaveli, proponendo una pizza al taglio preparata con ingredienti sempre freschi e genuini. Hai visto, Giuliano non ha preso nulla, appena è arrivato è rimasto nemmeno la bandiera. Poi Patrizia, sfizioserie, sfizioserie fritte sia salate che dolci, come la pizza alla Nutella. Infine ricordiamo che questa pizzeria Chuck si sforna funziona anche come pizzeria da sporto, chiamando il numero 340-7883-464. Brava, grazie, e grazie allora a tutti i collaboratori. Sì, Claudio, ti ricordi? Qualcosa non ti ricordi? Avevamo inserito già quando c'era la cucina in studio, avevamo iniziato a fare questo approccio, e poi dopo stasera ho detto, siccome è tardi, sono le 9, e chi... sì. In effetti ero io che eravamo noi che mangiavamo questo in terzo tempo, noi vero, ora che mi ricordo, perché c'erano gli ospiti come adesso che gustavano già durante la partita tutte quelle. Benissimo. Che bello si è portato via questa pizza. Vado un attimo, non so, da Danilla ride, sorride adesso. Patrizia, vado da Patrizia che riesce a conservare più la plomba il microfono. Che tipo di pizza hanno portato a tavola? Una pizza con i funghi, qualcosa? Deve essere davvero buona, sai? Sì. Però sì, diciamo, con i funghi. E questo lo sappiamo, la pizza è buona, però che tipo di pizza? Con i funghi. Con i funghi. Sì. Giuliana ci spiegherà meglio, perché è esperta di cucina. Vieni, no, perché vieni. Già la sta mangiando. E perciò ci dirà com'è. No, io l'ho assaggiata, buona. Buona? Sì, e salsiccia e funghi. E salsiccia e funghi. Brava Giuliana. Adesso come ma perché... io so cucinare, Alfredo, perciò, tu lo sai. Perciò lo so bene. Brava Giuliana. Adesso arriva la pizza anche da quest'altra parte. No. Ride, Marina, non hai mangiato il popcorn? Okay, ma... Siamo al 37esimo, Antonio, raccontaci qualcosa, poi andiamo da Cinzia e ci facciamo raccontare di questa pizza. Ormai e poi noi racconteremo a lei delle sue pietanze che ha preparato. Vai. Ormai il Benevento è il padrone del campo. L'Ascoli, giusto un timido... timida reazione, però in realtà sono scioccati, ma lo si è visto subito da come sono entrati in campo. Li vedo un po' blandi, però in questo momento devono per forza di cose raddrizzare la partita, perché sennò si mette male per loro. Noi reggiamo, Gori una sicurezza dietro come sempre, e anche la difesa mi piace, ma un po' tutti gli elementi messi in campo in questa partita stanno dando il loro validissimo contributo. Benissimo, allora Cinzia riconquista il microfono e arrivano anche i tovaglioli. Guarda là, guarda, ma non si è risparmiato, ha preso una confezione familiare, proprio questi tre re magica che mi spiegheranno perché sorridono. Ok, anche da me. Tutto, vabbè, organizzati bene, Danilo. Andiamo prima a sentire i messaggi. C'è qualcuno che si diverte? No, è sempre la persona di prima, sì, che dice: Alfredo, sei stanchissimo. Chi è lo juventino doc che si chiama Vittorio? Vittorio? Ah, sì. E Zampellona. Zampelli, eh. È Vittorio Zampelli. Segue molto. Io avevo pensato che fosse lui l'anonimo, poi dopo mi ha spiegato che non è lui. Caro Vittorio, ho visto delle belle immagini che sono arrivate dallo stadium, però il telefono non è riuscito a decifrarle, perché quindi erano delle immagini che mi faceva vedere il museo del Vittorio Zampelli, ricordiamo, insomma, un portavoce del questore di Benevento, quindi un funzionario di polizia,
a questo di Benevento, che però è anche purtroppo questo problema. È un problema, diciamo, serio questo qua. E quindi mi sta simpatico a prescindere. Esatto, perfetto. Perciò io pensavo che fosse l'anonimo, invece no. Invece si è manifestato, in una cosa che non doveva fare, questa cosa qua. Cinzia, vengo da te. Allora, raccontaci qualcosa a piacere, non so, una poesia, quello che vuoi. No, dico, com'è? Siete riusciti a assaggiare la pizzetta? Sì, è abbastanza buona, mi piace. Non faccio storie. È lo stesso tipo di pizza che ci ha raccontato Giuliana come composizione, cioè che ti... con i funghi e la salsiccia. Funghi e salsiccia, buono, sì, quindi è buono. Stasera siamo andati bene, quindi... No, sempre loro vanno sempre, benissimo, vanno per ma la si lamentano? Ma chi si lamenta? Loro! Sì, hanno messo anche un po' di chili, avete visto come stanno? Questo è quando si mangia. Poi ci sono anche dei momenti, nelle ultime due puntate, Rita, ricordiamo. Ma nelle ultime due puntate le ho viste un po' allegri. Sì, perché siamo passati da due paesi, nell'intervallo due paesi, grazie. Ma perché noi facciamo promozione non solo del territorio, anche enogastronomica, e siamo andati in due terre dove praticamente il vino simbolo, diciamo, è il simbolo, e non puoi non assaggiare, perché infatti, se siamo stati con la Guardienza e poi a Solopaga. Sì. Sì. E non puoi dire che il vino è buono se non lo assaggi. Poi noi l'abbiamo assaggiato e possiamo dire che il vino è buono. No, abbiamo solo assaggiato. Andiamo, allora, a dire, a gusto. E al McDonald's, al McDonald's adesso ti facciamo raccontare subito il McDonald's, chi c'è stato il McDonald's, che cosa succede. Giuliano, no, poi vado prima un attimo da Marcello sulla partita che ci racconta le ultime occasioni. Sta dilagando. Sembra però che praticamente non ci sia nessuna speranza, almeno se continua a giocare così l'Ascoli non ha speranze, non ha nessuna, non riesce a superare, ecco, il Benevento stava facendo il terzo gol, non c'è storia per il momento, insomma. Allora, un altro riepilogo e poi ci facciamo raccontare che cosa è successo in una tappa. Claudia era curiosa di sapere cosa è successo al McDo. Vai. Ascoli Benevento 0-2, Chievo Pescara 0-0, Cosenza Juve Sabbia 2-1, Cremonese Pordenone 1-1, Entella Cittadella 1-2, Frosinone Pisa 0-0, Livorno Empoli 0-0, Salernitana Spezia 1-0, Trapani Crotone 0-0, Venezia Perugia 0-0. Bene, grazie. Non ti preoccupare, Cinzia, non veniamo da te. Diamo la possibilità al bollo alimentare, come si spiegava in scienza, cioè di completare la masticazione, tutto, quindi queste cose qua. Ritorno nuovamente da Cosimo, che sta dando uno sguardo anche agli altri campi. È avvincente, diciamo che la situazione è avvincente. Comunque, in questo momento l'Ascoli fa il play out con il Cosenza. Quindi, almeno quello che dice diretta.it, che è molto molto affidabile. Come sito, poi di eclatante c'è che l'Empoli non riesce ancora a vincere al Livorno, con il Livorno già retrocesso da praticamente da inizio campionato, e quindi in questo momento è fuori dalla griglia playoff una squadra forte come l'Empoli, lo ricordiamo, che si era completamente, aveva completamente rifatto la squadra a gennaio con un nuovo allenatore Marino, dopo aver esonerato l'ex mister del Benevento Bucchi. E fino a questo momento, ormai è quasi finito il primo tempo, non riesce ancora a entrare nella griglia playoff. La Salernitana vince con lo Spezia, ma lo Spezia è già qualificato per i playoff, si tratta soltanto di vedere con che posizione nella griglia, e quindi chi può sperare di entrarci? Sempre l'Empoli, se dovesse finalmente segnare almeno un gol a Livorno, e l'altra squadra toscana, il Pisa, in questo momento, quindi borderline. Allora è cambiato il risultato, evidentemente il Pisa sarà, ma giocano Frosinone Pisa, perché diretta.it, se pareggiano dal Frosinone nella griglia e il Pisa fuori, però dobbiamo aspettare, insomma, sapremo tutto il 5 minuti dopo che sono finite le partite. Allora, un po' di messaggi che arrivano anche attraverso il canale social. A te, Alessia. Complimenti a tutte e due, ma stasera Marianne da Paola. Paolo Mascia. Paolo, grazie Paolo, un saluto. Vai. Grande Alfredo e tutto il team di TV7, Giovanni Tesauro. Grazie Giovanni, poi. Buona trasmissione, un caro saluto ai prestigiosi ospiti e un caro saluto al padrone di casa Luigi, da Paolo Saviano. Un saluto anche da Paolo Ciao, Saviano. Capitano. Che aspettiamo presto, adesso ci darà una pausa e poi lo ritroveremo.
Un saluto a Pietro Iarriccio, un grande professionista e un grande uomo. Daje, forte pie, da Carlo Pascucci. Carlette, è mio cugino. Okay, perfetto, non ci vediamo spesso, però ci... Non si è morso la lingua. Sì, poi. Un saluto a Pietro Iarriccio da Fabrizio Ribelle Romano. C'è dei contatti con la capitale? Sì. No. Saluto comunque tutti i miei cugini che mi seguono sempre. Molto bene, grazie Pietro, grazie. Ok, Alessia poi ci parlerà un po' della griglia, che cosa accadrà, che cosa potrebbe accadere, qual è il regolamento per quanto riguarda playoff, playout. Come è andata Giuliana, diciamo, con il microfonino? La pizzetta è stata... Buona. Buona? Sì, sì. Molto bene, perfetto. Vuoi raccontare grazie. Un attimo a Claudia che cosa avete gustato in una delle tappe che abbiamo fatto? Il McDonald's, hai detto portaci un attimo McDonald's e noi subito abbiamo... No, il McDonald's, vabbè, i panini classici McDonald's, però quello più, penso, però per me, io parlo di mio, il McChicken, giusto? Sì, sì, il pollo. Era davvero buono. Poi le patatine, so che Danilo per esempio... No, Danilo erano le patatine. Ha chiesto, appena arrivato, terzo gol del Benevento. Un addirittura. Solo. Sì, è sempre Nostradamus che ci ha dato questa indicazione. Nostradamus TV si chiama, è in parallela con le TV7, ci dà questa indicazione. Chi ha segnato, no. Ragazzi? Insigne? Ma ci sta una magia, credo, di Sau, sì. Ma ha fatto qualcosa di incredibile. Questo è veramente un signor giocatore che in Serie ha fatto un gioco di prestigio. Molto ha messo Insigne solo davanti al portiere. 8 gol di Insigne in questa stagione su 35 partite, quindi 3-0, 45esimo minuto in questo momento. Allora, Marcello. Stavo un talento straordinario. Marcello l'aveva detto. Non ha niente da invidiare, le mie migliori punte del mondo. Fa delle cose straordinarie. Io quando lo vedevo giocare contro il Napoli, sono napoletano, i capelli mi si rizzavano. Perfetto. Perché è uno che ti inventa, da un momento all'altro ti inventa. Bene. È imprevedibile. Alfredo ha segnato anche l'Empoli. Ha segnato anche l'Empoli. Sì, mi piacciono questi suoni, sono suoni che arrivano dallo spazio. Bisogna dire che Insigne è stato il valore aggiunto della squadra dopo il lockdown. Sì. Perché la freddezza col quale ha colpito il portiere dell'Ascoli non era facile. Fosse stato l'Insigne d'inizio campionato, questo gol non lo faceva. Invece ha avuto quella freddezza necessaria quando ti trovi a tu per tu col portiere. E l'ha infilato, nonostante la magia di Saulo, ha messo solo davanti al portiere, però in quel momento devi essere bravo. Freddo a metterla dentro, perché avrebbe potuto fare cose strane, qualche colpo sotto, cose. Invece ha fatto la soluzione più semplice e l'ha infilato. Ok, Cinzia ci sta preparando la scheda tecnica soprattutto le ultime azioni. È andato via il primo minuto di overtime, puoi completare anche il piatto? No, tra poco arriveremo, non devo ancora. Arrivo, visto che è famelica come un po' tutto il materiale. Ha preferito i popcorn invece della pizza. No, Rita, no, Cinzia, parlavo di Cinzia. Com'è andata? È famelica, tu che la conosci bene, com'è andata sul Camposauro? Bene. È buona furchetta, stavo dicendo. Ma perché quella è la montagna che porta fame. Esatto. Ma non era il mare che faceva venire l'appetito? No, è il secondo contrario. Me viene sempre fame. Facciamo così. Alfred, scusa, una notizia che può essere importante per la regionalità, diciamo. In questo momento la Salernitana è fuori dalla griglia playoff, perché lo Spezia ha pareggiato, il risultato che abbiamo visto prima dell'Empoli che è passato in vantaggio a Livorno, quindi in questo momento Chievo, Verona e Salernitana fuori dalla griglia. L'ultima news, Venezia che sta battendo il Perugia, quindi vanno allo spareggio Perugia e Cosenza. Allora, stavate raccontando qualcosa, perché sta finendo il primo tempo, siamo ben oltre i 2 minuti di overtime e poi le squadre andranno negli spogliatoi. Danilo, stavo raccontando qualcosa a Claudia, no? È un po' curiosa, Claudia. Sì. Di quello che avete apprezzato al McDonald's. Io ho fatto richiesta di patatine. Subito, come sono entrata, ho detto le patatine. Un cartoccio di patatine. Hanno portato vari cartocci, sì. Uno tutto per me. Esatto. Sì. Che se le, diciamo, tutte, ma non sì, finite. Poi invece sono arrivati tanti panini. Poi panini, sì. Però io, Alfredo, non so che panino. Danilo, non so che panino. Mi è arrivato? Diciamo al McDonald's. Quale. Arriviamo a profusione. No, Pietro, diciamo che loro non distinguono, diciamo, potrebbe Pietro, essere anche dito di uno. Tanto noi ci ritiriamo a casa, poi facciamo i conti nel portone. Allora, no, vabbè, erano vari gusti, tra l'altro. Mentre
mentre noi siamo qui, ricordiamo ora presso la multisala Gavelli, tra poco ne parleremo, ne approfittiamo in questo intervallo, è finito il primo tempo. Attenzione se ci sarà qualche dichiarazione, poi ritorneremo a commentare la seconda parte della gara. Occhi chiaramente, anche attenzione a quello come state facendo sulle altre partite, perché questa è una giornata decisiva per quanto riguarda il posizionamento di tutte le squadre e quindi la zona, soprattutto la zona playoff, playout. E visto il risultato, insomma, l'Ascoli deve solo sperare che restano così i risultati, perché è fuori dal playout. Nonostante perde 3-0, potrebbe evitare i playout. Cinzia si sta collegando a bordo. Cinzia no, è che sta a bordo campo. Vediamo, fra poco ci racconterà che cosa succede, se sono un po' stanchi i giocatori, però tra poco, perché deve raccogliere informazioni. Vado da Claudia e da Alessia, è abituato Claudio dopo tanti anni, cosa fa? Sì, abbiamo un po' di messaggi. Il nostro meccanico Vitone tifa Benevento, numero uno, forza Benevento, un saluto al nostro barista Peppe 25. E poi? Grazie Benevento e al presidente e a tutto lo staff. Ok. Poi ne abbiamo un altro ancora. Complimenti per la trasmissione e per le belle donne presenti. Per l'anno prossimo mi piacerebbe un attacco con Zaza alla Padula. Io vorrei precisare che sono belle brave, cioè nel senso che loro sono coscienti di quello che stiamo facendo, quindi tutto bene? Sì. No, vabbè, ci sono degli effetti sonori che arrivano da questo lato. Che è successo, Giuliano? Possiamo raccontarlo come cronaca, perché è una trasmissione di cronaca. È caduta l'acqua. Solo la bottiglia di plastica, però non si sì, la bottiglia di plastica. Sì. Vogliamo allora sentire un po' il nostro monsignor Giannuzzi? Sì. Io ho una curiosità. Da... Ho una curiosità, Alfredo, da farmi svelare da signor Giannuzzi. Il nominativo di questo fantastico multisala, la denominazione, diciamo, di Gavelli, come nasce? Da dove nasce questo nome? Il signore non lo conosco, lei con chi vuole parlare? Con lui, con lei. Ma io mi chiamo Luigi, no signore? Luigi, va bene. Allora, signor Luigi. All'inizio tu sentivi dei commenti, Gavelli, che bel nome americano, il sotto pagliaccio, ben 20 anni che copie sempre un nome americano. Mi raccomando i microfoni lì. Alla fine... Un amico mi fece un po' irritare, dice guarda, è la cosa più semplice che si sa al mondo, se tu sei andato a scuola, c'è la grammatica, basta prendere un nome, dei nomi e fai una denominazione. Realizzi un acronimo, diciamo. Io ho tre bambine, Gabriella, Bella e Lidia. E che c'entra che avete? Cioè, Rosa è proprio stupida allora. Ed è nato così il nome, insomma. Bello. Quindi, è un nome romantico, sostanzialmente. Prima Gabriella, Gia e Velia e il terzo nome Lidia. Ed è iniziato dalla terza figlia come nella successione, diciamo, cronologica, per arrivare poi è nato così. No, non è così, però generalmente io le conosco, so che cosa. Allora è semplice, i primi sono sempre più penalizzati in un certo senso e gli ultimi sono un po' più sostenuti, diciamo. Oh, io sono sempre i migliori. Ah, perfetto. Perché io sono stato l'ultimo in famiglia. Ma guarda un po'. E quindi non è caso. Io amo tutte e tre, però c'è una simbolo di più per l'ultima. Quindi all'incontrario. Allora, Claudio, prepara qualche domanda, perché anche dopo il McDonald's dobbiamo fare qualche domanda, anche a Multisala Gavelli, che non so dei film, come si è organizzato. Quindi dopo, se cediamo un attimo. No, tu resta con questo e puoi continuare le domande. Come è organizzata strutturalmente, da quanto tempo, che cosa c'è dentro? Sì, anche perché è una struttura che nasce già da diversi anni, signor Luigi. Guarda, è stato tutto un'improvvisazione. In questa città non ci dovevo stare. Purtroppo l'ultimo è sempre più svantaggiato, perciò io mi piace l'ultimo. Però ricordiamo che sei un benevento. È svantaggiato. Mio padre, che non stava bene, mi sono dovuto vedere mio padre, che io stavo in polizia, stavo benissimo in polizia, molto bene, vuole fare il colpo di Stato. Detto bella, bella. Okay. Siamo sul tranquillo, diciamo. Sì. Però a vantaggio di chi si è sintonizzato da poco. Tutto questo era molto tempo fa. È tutto prescritto, no, diciamo. Negli anni di piombo, cioè, facciamo così, mettiamo così. E all'improvviso fu un'idea, non trovi il terreno adatto, cioè avevo bisogno di 50.000 metri quadrati, partì con un pezzetto di terreno, così mi viene, cioè questa è un'idea che avevo già 30 anni fa, e purtroppo questa città mi ha penalizzato moltissimo, ma su tutti i punti di vista, 360 gradi. Ma io stiamo nell'ambito del Gavelli. Ma io sono molto dispiaciuto, perché qui la legge Benevento non esiste. Siamo nell'ambito del Gavelli. Io parlo, mi ha fatto una domanda. Sì. Io, la mia costruzione, senza disprezzare gli altri costruttori, gli altri imprenditori, è al 100%
legale, 100% legale. Mi hanno dato filo da torcere. La qualità della sua struttura, monsignore. Però parliamone un po' di questa struttura, signor Luigi. Una struttura vicina alla città di Benevento, ma vicina anche alle strade extraurbane, quindi a me facilmente piace, a me piace il posto, è molto ventilato. Ecco, facilmente anche raggiungibile, una bella struttura che sorge bello, appunto venite, vicino alle uscite al raccordo autostradale a 16. Ha tante caratteristiche, Alfredo, questa struttura. Sì. Ha 6 sale per un totale di 947 posti con comodissime poltrone. È tutto vero questo? Lui non lo sa. Corrisponde a verità? Sono 1000 posti, non 900. Ecco, allora vedi. Perciò ho detto facciamo un'intervista. Ecco, viene, appunto, per riscattare. Lui li aggiorna volta per volta. Certo, certo. E all'interno c'è anche una bella sala bowling. È perché piace a me giocare a bowling, mi piace il gioco. L'ho fatto. Sono venuta spesso a giocare qui a bowling, quindi è una delle poche realtà. Non mi è sfuggito questa presenza. Signori, ma è che cambiamo un po' discorso. E di che cosa vogliamo parlare, signor Luigi? Allora, l'argomento è piacere. Stiamo raccontando. Come visto che vi ha penalizzato moltissimo, no? Perché le sale non erano accessibili. L'unica domanda che ho ricevuto, mi fa piacere. Meno male, grazie. Diciamo, dopo 40 anni di circoequestra, diciamo. Allora, Gabriola. Dimmi. Penalizzata al 100%, ma io non è perché porto rancore, tu sai la mia mentalità. Io sono soltanto dispiaciuto, perché e le tasse non le pagherò mai più da oggi in poi. Le dispiaciuto che io pago le tasse per tanti anni fisso. Mi trovo una concorrenza che sono dispiaciuto, una concorrenza sleale. Io devo sopportare una grande persona, perché sarà una grande persona, da Mediaset non lo cacciano fuori. No, non ho perso la lingua. Quindi sì. Poi mi viene a inventare nella sua intelligenza, racide nella macchina che è sorpassato. E tu mi viene a fare una concorrenza sleale a proiettare il film a Piazza Cardinal Park. Non è che è questo. Ma cioè, dico tu come ti sei avendo organizzato? Avuto i soldi. Quello non l'ha fatto col suo portafoglio, lo so. Sono della regione, a me dà fastidio perché io sono, non che sono in debita, cioè vabbè, diciamo devi sostenere direttamente. Allora, io spendo 40.000 euro qui che non li prenderò, l'ho fatto per facci capire perché le spendi, come, che cosa è strutturato, la curiosità, diciamo, questa questa, cioè, cambiamo discorso, no, e perciò c'è, cioè, il mio psicologo, fa parlare lui. No, dimmi come è strutturato fuori per invitare le persone a vedere, cioè l'obiettivo è quello, noi siamo qui per seguire le partite di calcio, ma per capire un attimo anche che cosa accade all'esterno, diciamo, di quelle che sono le classiche sale. Tu non riuscirai a cambiare il mio film. No, sto facendo il giornalista. Ma fuori stanno proiettando il film? Sì. Ecco, stanno proiettando il film. Tutti i santissimi giorni. Che... Ecco, quanti posti sono all'aperto? Sono 295 posti. E ogni sera c'è un'affluenza massima di 15 persone. È assurdo, è pazzesco. Cioè non c'è partecipazione. Perché il pubblico benvenuto diceva: ma guardi, quindi non si fa il cinema all'aperto. A me la mia condanna, ma sono contento perché il 90% di Benevento non li voglio qua sopra, a me vanno altrove. A me mi manca proprio l'utenza di Benevento. I beneventani vogliono mangiare, bere, divertirsi, criticare e creare dei problemi. Vogliono soltanto. Qua sopra dei beneventani, io non nessuno, e sono contento al 101%, non al 100%. Anche se non vengono, fanno un piacere, anzi voglio chiudere proprio addirittura. Benissimo, con questo inciso diciamo possiamo anche chiudere. Allora, no, l'ultima la voglio dire, l'ultima. Attenzione, no. Rulli di tamburo. No. La voglio dire da cittadino, per la mia coscienza. C'è la fascia protetta, mi raccomando. La mia coscienza. Dimmi. È per il mio po' di intelletto che Marcello, teniamo molto da coincidenza che sono contento, almeno l'unico politico che ha portato fortuna a questa città è stato il sindaco Clemente Mastella. Due volte il Benevento è andato in Serie A. Evidentemente avrà fatto qualcosa, avrà incoraggiato il presidente Vigorita ad andare avanti. Se Mastella è Vigorita in campo, non ha bisogno di incoraggiamento. Certo. Evidentemente il sindaco è stato a disposizione della società calcio Benevento, guarda caso. Dorti in Serie con il sindaco Clemente Mastella, parli il fascista giovanile, lui non ha bisogno della mia sponsorizzazione, parliamo chiaro, io parlo da cittadino. Benissimo, molto bene. Voi da quest'altra parte che cosa state assaggiando, Danila?
Alfredo, erano dei frittini così come perché sono andati già perché li ho mangiati molto bene. Ed è buoni. Poi ce le facciamo dire da Marcello. Marcello, mentre Gino ci raccontava queste le sì, sue sì, impressioni, che cos'erano? Cose buonissime. Ma dirti là, sono buoni, ma non... Non sono sufficienti a riempire, diciamo, la capienza dello stomaco. Un poco di birra. Un po' di birra pure, ok. Andiamo, tu vuoi un po' di domandine? Sì, ok, e dopo vi saluto. Sì. Ma Claudio domanda... Claudio vuole fare una domanda? No, la domanda è... Claudia, a Gino, una domanda. Sì, sì. Gino. No, Gino. Molto semplice, molto serrata. Semplice. Non c'è bisogno di scoprire e fare la domanda, già sai. Va bene, allora lasciamo stare. No, era una curiosità. No, una curiosità, però, dato 2020, per tutti per una, sì, sì, 2020, è quindi internet, facile, scusa, Claudia, non devi andare nemmeno una cabina senza cuffie, cioè, è più facile, no, è proprio la dilettante. Sì, no. No, 2020, internet, quindi avvento di ragazzini che magari popolano quelle piattaforme per vedere i film, eccetera. Chi è che frequenta il cinema oggi, nel 2020? La clientela eterogenea, magari la persona più impegnata, oppure il ragazzo che vede il film, il cartone animato, i bambini, chi? A me, da quando c'è il sindaco Massari, mi ha portato fortuna in un modo, perché c'è una grandera tutta di giovani. Questo è importante, anche perché poi massimo lei... arriva a 35-36 anni. Ah, okay. Sono contento e felice. Bene. Anche perché lei ha... Per me l'età non esiste, io vendo un anno, ho vendo un anno. Anche io 18 sempre. Però è bello anche che ci sia questa struttura, anziani... che è questo gioco del bullying, che comunque penso che attiri parecchio anche i ragazzi. E... Allora, al bullying dei giovani... Diciamo, per me è eccezionale questa percentuale, un 6-7% dei benevitanti, il 90% è tutta gente che viene da fuori. E questo è anche molto interessante, è un dato buono perché significa che vengono da fuori perché c'è un polo motivo attrattivo, c'è un non motivo è differente. Mi chiamano Monsignore. Lo so, ci siamo già conosciuti. Io predico bene fuori, allora mi fanno contento, se venite mi fanno contento. Va bene, grazie. Allora grazie. Credo io... Se insomma nessuno l'avesse capito, siamo filo governativo, insomma Livio, cioè, siamo filo governativo, insomma, prima che lo dice qualcun altro, insomma, è talmente palese, diciamo, a posto, ok, benissimo. Io... Grazie, Claudia, Alfredo, grazie. Vi saluto. Okay, sono stata molto contenta di essere stata qui, mi è fatto piacere vederti. Allora, anche a me, grazie. Vede davvero tanto. Poi, ci sentiamo. È stata veramente è stata improvvisata stasera, okay, questa mia venuta qui, ci siamo sentiti al telefono. Sì, veloce, oggi pomeriggio. Ma veramente qualche ora fa? Una mezz'ora fa. Grazie Claudia, grazie Buona Claudio continuazione. Poi ci sentiamo, vediamo se riusciamo martedì in quella famosa sorpresa di cui parlavo. Ok, benissimo, buona continuazione. Grazie. Ciao. Allora, molto bene, salutiamo Claudio Covino, la partita sta per riprendere, siamo praticamente a qualche minuto dall'inizio della partita, vogliamo fare un riepilogo dei risultati? Sì, allora, Ascoli Benevento 0-2, Chievo Pescara 0-0, Cosenza Juve Stabia 2-1, Cremonese Pordenone 1-1, Entella Cittadella 1-2, Frosinone Pisa 0-0, Livorno Empoli 0-0, Salernitana Spezia 1-0, Trapani Crotone 0-0, Venezia Perugia 1-0. In virtù di questi risultati, allora mi soffermerei con Antonio e con Cosimo e far capire un po' al termine dei primi 45 minuti di gioco, se la classifica dovesse essere quella che adesso andiamo a leggere, che cosa accadrebbe? Adesso Alessia ci legge la classifica. Possibile avere un po' d'acqua, che il radiatore sta per prendere fuoco? Ok, grazie. Vai. Al primo posto Benevento con 86 punti, secondo Crotone 69, terzo Spezia 59, quarto Pordenone 58, quinto Cittadella 56, 6 Empoli 54, settimo Frosinone 54, ottavo Chievo 54, nono Pisa 54, decimo Salernitana 53, undicesimo Venezia 50, dodicesimo Entella 49, tredicesimo Cremonese 49, quattordicesimo Pescara 46, quindicesimo Ascoli 46, sedicesimo Cosenza 46, diciassettesimo Perugia 45, diciottesimo Trapani 42, diciannovesimo Juve Stabia 41 e ventesimo Livorno con 21 punti. Non l'hai mai letto su fatto 18-19? Ma adesso è importante perché oggi dobbiamo contare, Alfredo. 28 puntate per capire. Ok, andiamo. Allora, facciamo capire che cosa accade, ragazzi. Cioè, attualmente il Pisa e la Salernitana sono fuori dai playoff, è entrato l'Empoli come sesta addirittura, c'è il Chievo e il Frosinone che impatta ancora con il Pisa e quindi mantiene la posizione playoff.
Per quanto riguarda i playout, sono retrocessi al momento Trapani, Juve Stabia e Livorno, già retrocesso, e i playout li faranno il Perugia e il Cosenza. Quindi paradossalmente l'Ascoli, pur perdendo 3-0, con i risultati attuali è salvo. Sì. Allora, posso dire una cosa? Rita, emotivamente, sì. Quanto è importante per noi, perché penso che sia il primo anno che guardiamo i play-out con i play-off con distacco. Sì, cioè non siamo noi che per la prima volta siamo stati torturati. Quindi questo è anche per noi tifosi, questo è uno dei tanti regali che ci ha fatto la squadra quest'anno, cioè vedere con distacco per la prima volta la cosa che ci ha più torturato in assoluto, cioè i play-off non ci riguardano ed è bellissimo, esatto. Emotivamente è bellissimo. Avete visto il direttore tutto fare? Lui può fare qualsiasi cosa. Direttore operaio, direttore presidente operaio, sindaco operaio, poi, noi ci circondiamo di gente umile. Ragazzi, non c'è niente da fare. Il lavoro, grande lavoro. Tutti faticatori. Allora, vogliamo ricordare le prelibatezze da quale... attività, sì, commerciale. Allora, questo, tutto questo che vediamo passare viene dalla pizzeria Chuck. No, tutto quello che stanno mangiando si sporna. Sì, che i nostri ospiti stanno degustando. Sto dicendo con una nota malinconica. Infatti. Vabbè, ci sarà il terzo tempo per noi. Sì, la pizzeria è di inglese Gianni e aperto... È aperta nell'anno 2011 all'interno di questo multisala Gavelli e propone sia pizza a taglio preparata con ingredienti sempre freschi e sfizioserie fritte, che sono quelle che ci ha prima descritto la nostra Danila, sia salate che dolci. C'è anche quindi la pizza alla Nutella. Ecco le foto, le immagini del pizzaiolo, il titolare con le ragazze, e poi le prelibatezze che avete voi assaggiato. Giuliano, possiamo dire per libatezza, tu che sei attenta alla cucina? Sì, sì, sì. Sì. L'uomo del monte ha detto sì. Certo. Com'erano? Tu che cosa hai mangiato? La pizzetta? Ho mangiato la pizza e poi c'è questo fritto misto. Bravo. Buono. Molto buono. Che ci ha preso da Danila poco fa. Altro messaggio. Abbiamo dei messaggi. Grande Benevento, sei il numero uno. Un saluto a Tempesta di San Marco dei Cavoti. Forza Benevento, un saluto a Daniela di Fragneto Monforte. Molto bene, ringraziamo anche la provincia. Ancora un altro messaggio. Un saluto alla... Voglio sapere se... Oddio, Genuzzi, vuoi sapere se un po' d'acqua? Acqua. Acqua, dai l'acqua. No, no, no. Un saluto alla mitica zia Rita e a Cinzia che oggi fa l'esordio. Un saluto anche a mia nonna, a mio nonno e ad Alfredo e Alessia, da Daniel. Un bacio a Daniel. Scusate, questo è il momento Simona Ventura. Esatto, bravo. Okay, ciao, amore di zia. Benissimo, hai visto questa cosa? Ciao, Daniel. Bravo, ciao. Ciao Dani, anche Cinzia, molto bene. Cinzia, non c'è un messaggio per Cinzia? No, però Daniel ha salutato, mio nipote ha salutato anche Cinzia, perché si conoscono. Scusa, non avevo sentito. Da Camposauro, quando ritornerete? Una di queste domeniche sicuramente ci ritorneremo. Com'era il clima? Si stava bene? Si stava benissimo, okay, si stava benissimo. Allora, ad un certo punto quella sensazione bellissima di freddo. Okay. L'11 ci torniamo insieme con Rita. L'11 andiamo insieme, anzi vogliamo approfittare, vogliamo... Sì, l'11 abbiamo un evento a Camposauri, una reunion di artisti e quindi insomma saremo lì. E noi ci saremo ovviamente. Una riunione a impatto zero. Una riunione a impatto zero, quindi sì, si arriverà lì con degli strumenti non elettronici, quindi niente amplificazioni, e si starà lì una giornata a fare picnic. Un saluto anche da Marco Cardillo, che in particolar modo saluta al Pietro Iarriccio. Sì, Marco Cardillo, certo, giocatore di Serie A, mio cugino, un altro mio cugino, insomma i cugini sono tanti e anzi gli faccio l'imbocca al lupo. È abbastanza estesa, diciamo. Gli faccio l'imbocca al lupo perché ha firmato da qualche giorno a Salerno, insomma con la squadra del Salerno Basket, quindi un grande in bocca al lupo a Marco. Ecco, io ne approfitto per salutare Fulvio Iarriccio, che lunedì scorso ha compiuto, sì, ha spento le candeline. Non diciamo gli anni, perché lui ci tiene poi, anche se... Ha spento le candeline. E io lo... È giovane dentro, molto giovane dentro. E quindi... Esatto, quindi preferisce, diciamo, che il dato anagrafico non venga svelato. Cosa dici? Ma è possibile? A me sembra più giovane ancora, cioè, se uno legge. Sì, okay. Sì, sì. Io ho una sensazione... Esatto, sì.
Sì, lui si sente mi ricordavo molto un giovane. Po' Nino Castelnuovo quando era giovane, perché si ricorda che saltava la staccionata, il papà di Pietro, che ci somiglia. Olio Cuore, bravo, ricordate? È stato il mio professore di educazione fisica, lì ciò scendere. Ricordava, ve lo ricordate? Voglio dare un indizio per ricostruire l'età. Esatto, l'età. Perfetto. Benissimo. Quindi un'età compresa tra gli tra Matusalemme e gli scavi di Pompei, più o meno questo è così. No. Allora, no, vabbè, diciamo che hai iniziato ad insegnare molto anche giovane. Il perciò. Anche il tuo? No. Ah, ok, perfetto. No, ma questo è grave, no? Hai iniziato a insegnare a 22 anni. Quindi... Ci stiamo spingendo. Scusate, troppo nel ho tempo. Ho una domanda. Cinzia, ma solo io non facevo educazione fisica? Non lo so, dipende. Che scuola era? Dicevo classico Giannone. Perfetto, si apre un'inchiesta sulla scuola. Certo che andavo. Si apre immediatamente un'inchiesta sulla scuola. Che anno, si va a ritroso. Avvocato, si può... 90-91, mi sa. È tutto prescritto. È tutto prescritto. Sì, sì, è tutto prescritto. Benissimo, ok. Non c'era, non si faceva. Ne possiamo parlare. No, io mi mettevo la gonna con i tacchi. Mica potevo sudare. Ah, bene. Faceva la sfida dei moli. Che faceva educazione fisica. Con la gonna con i tacchi. Vogliamo parlare un po' di podismo, Giuseppe? Vogliamo mettere un po' le immagini prima che inizi la partita? È iniziato già il secondo tempo? Ancora no? Ancora no. Vogliamo parlare di marcia iniziale. Più che di podismo? Marcia. Allora, in questo set non c'è solo un imprenditore, non c'è solo uno sportivo, non c'è soltanto il direttore operaio, o presidente operaio, ma c'è anche un grande marciatore. Lo dico anche con un pizzico di emozione, perché Luigi Giannuzzi ha portato... lo vedete lì con qualche chilo in più per la verità, perché sono delle immagini di repertorio. Questo è il Campo Coni che è, insomma, voglio dire, è stata la fucina di tanti atleti ad iniziare, Gino correggimi, con il professore Di Mucci e per poi andare avanti con prima la Fiamma Sanita, poi con la Libertas, con Gianni Caruso che salutiamo, e Gino ha iniziato a muovere i primi passi dal punto di vista della marcia proprio con il professore Mucci. No, ancora con il professore Antonio Furno. Con il professore Antonio Furno. Però che sei una persona eccezionale. Quindi, ricordiamo, sì, il professore Furno, padre della scherma, sì, okay, che non c'è più. Che anno era? Cioè, allora era un professore che lui ricorda molto bene, andava a giocare a Piazza Santa Maria, che non c'era nulla, no? Sì. Ed era un po' sbandato. Lui veniva con certa calma, con certa tranquillità, ci portava al campo Cone, io e il professore Dipinto Marcello. Che solo lui è stato uno scansafatica. Allora, okay. C'era Abbo, lui ti accompagnava, che c'entra? C'era Abbo, no, era forte anche lui, era forte. C'era Abbo Bambi, c'è Vince a Tokyo, no? Allora io sedevo a lui all'ombra e c'erano degli atleti che ci sputtino, questo non vanno niente. Allora, ma... Guarda, anche le immagini notturne abbiamo, cioè di te abbiamo tutto. Però. Che anno era, Alfredo? Non lo so, che Gino, questo era più, più di 10 anni fa, no? Più di 10 anni no, fa. Penso, no, penso di più. No, di questo, più. Questo è... Questa è anche nazionale. E adesso ci arrivavamo. Io sono partito con chi ha cominciato? Con il professore Furno. Poi la tua preparazione è transitata attraverso il professore Mucci, c'era anche? C'era anche il professor Mucci, c'era la professoressa delle grazie con Batandone e Bevilacqua, per persone che... Ma il professor Mucci è stato anche un grande, perché lui dalla scuola... Grandioso. Perciò ho chiesto l'anno, perché... Portava gli atleti al campo. Il professor Mucci poi è stato il primo. Poi è uscito delle grazie con Batandone e Bevilacqua, il professor Furno. E poi c'è anche il professor Nick Nillo. Ecco, però non c'era di verità, perché erano dei signori, sia... Sono parlato di un'altra qualità di persone. È soltanto gli atleti un po' rivali. Vabbè, un po'... La rivalità ci può stare pure, ma se nell'ottica del rispetto, è vero, presidente del Pantheon? No, mi sta facendo venire alla mente dei ricordi, perché lui sta parlando di un periodo quando al CONI c'era l'avvocato Mio Martini come presidente, mio padre era il segretario e c'era Peppino Castracane come vicepresidente. Allora, Gino, poi andando un po' ricostruito tutto, sei stato convocato alla nazionale. Nelle giovanili, perché c'era Giovanni Caruso, che lui era junior, no? E dice che aveva il record sui 4 km, 20 e 46. E io disse, no, se faccio il record... Questa è un'immagine storica dove c'è il professore Mucci a destra. Non so se c'è anche il nostro... No, non c'è Gino. Vabbè, quella femminile questa però dovrebbe essere, sì. Vedo il professore Mucci, ecco lì, un bellissimo ricordo. E padre Antonio Bevilacqui. Non è lui. No. Che succede? Ha segnato l'Ascoli nel frattempo? Ha segnato l'Ascoli. Cinzia, Antonio, Cosimo, che cosa è successo? Forza. Al 48esimo. Alfredo, innanzitutto l'Ascoli... con il neo entrato Morosini e si prepara altri due campi. È entrato pure Trotta. È entrato Trotta, entrerà anche Ardemagni, mascherato, perché ha subito
un colpo al viso, e quindi il potenziale attacco è notevolmente aumentato. Siamo, penso che giochi con 3.5, però insomma il 3-1 è abbastanza rassicurante. Una leggerezza di maggio, giusto? Sì. Allora, vabbè, Gori è riuscito fuori dai pali, ho visto. Ah, beh, Gori non è riuscito a ostacolare il primo tiro, sì, poi da fuori. Sì. Okay. Vabbè, ma comunque è stato bravo Morosini, il quale lo ricordiamo. Questa era una promessa fino a 2 anni fa. Benissimo. Cioè, giocava nel Brescia, poi mi sembra che passò per la Juventus, eccetera, eccetera. Poi ha avuto una parabola discendente, però 2 o 3 anni fa era il Tonali di adesso. Speriamo che Tonali faccia qualcosa di diverso da lui. Benissimo, okay. Ritorno un attimo, voi occhi sempre ai monitor, ragazzi. Ritorno da Luigi, perché ci stava raccontando di questo sogno azzurro. Lo disse, ero, e qui bisogna dire, andare a fare la gara a Roma, settimo sui 7 chilometri, poi sui 4, poi dopo la terza gara inizia i record con la certificazione regionale e nazionale, poi convocare sempre il raduno nazionale, poi il nazionale da junior, e tante volte l'ho visto con piacere, e alcune volte anche con dispiacere, perché era un buon ribello. Leggermente, diciamo, conoscendo un atleta andava a ragionare ad Ascoli, vinse ad Ascoli, non so cosa è successo, ebbe una squalifica di un anno, una cosa sola, ancora non ho mai capito la squalifica perché l'ho presa. Disse pochi anni a dire, dice Giovanni, tu hai preso la squalifica per questa ragione. Poi il tempo passa e poi da lì andava a gareggiare con l'esercito, poi andava dalla migliore afferente, direi, da quei vigili del fuoco, e poi alla fine andava con le fiamme ore, che mi sono abbastanza bene. Lì ho avuto un altro piccolo incidente. Andavo a fare anche 50 km a schio, perché c'era l'esercito per Monaco di Baviera. E andai fortissimo, anche solo, anche nei gruppi militari c'è sempre, cioè i tipi ribelli non li accettano, vogliono sempre le persone sottomesse, io la sottomissione non ho mai accettato, ma nel senso, come devo dire, se è una sottomissione pulita l'accetta, okay. Ma se non è pulito non l'accetta, cioè, ogni cara... stare i dettagli, diciamo. Quindi però che cosa è successo? Quindi lì è scattato, poi dopo Baviera, poi no. Lasciai perché fui deluso e andai anche via dalle fiamme oriche, poi andavo e tornavo in polizia perché mi piaceva fare i poliziotti. Poi dopo che cosa è successo? È stato un momento poi di pausa? da Milano salendo con me a Cune, fece una gara e lì sempre in concorrenza della vita, io mi preparai per fare i campionati regionali, fare un test sui 10 km a Benevento, e disse al professor Muccio, quando c'è la gara? C'è di domenica, allora preso l'aereo, perché da Milano saranno con me, che poi vinto l'Olimpia a Mosca, facciamo un test, io fece 41,10 e lui fece 41,30, io avevo deciso, prima di affrontare la gara nazionale, di dare un colpo secco, un biglietto di visita. Arriva a Benevento, disse il professor, no, la gara si è fatta sabato, e mollai un'altra volta, poi ho ripreso così per la salute e poi perché mi piace perché camminare è la cosa più semplice che c'è sulla faccia della terra, perché quando sono nato il vin basso ho fatto camminare, mica correre, cioè, e la poi faccio le gare così, mi piace. Si è andato un po' in giro per il mondo, ricordo. Sì, mi piace vincere, ma non mi alleno, ora mi sto preparando seriamente, vorrei fare dei record mondiali, adesso questa categoria si chiama senior master, come si chiama? Si chiama senior master, io vado però a carreggiare su quei giovani, faccio l'uno e l'altro. Perfetto. Quei giovani sono un po'... Quindi in pista ti trovi con i giovani? Sì, ma mi devo preparare, perché loro fanno 2 allenamenti al giorno, io 2 allenamenti al giorno non li posso fare. Certo. Loro sono stipendiati, fanno solo quello, io la mattina alle 6 già inizio ad allenare. È diverso il fatto. Alle 6, poi mi ritrovo di notte il lavoro, allora... Okay. Senti, un'altra cosa che voglio chiedere, è cambiato tecnicamente, voi cosa mi raccontate della partita, è successo qualcosa che gli devo chiedere qualcosa tecnicamente? No, è cambiato totalmente. Aspetta un secondo, prima partita. Sì, sta attaccando forte l'Ascoli. L'Ascoli sta attaccando, poi ci spiegherà. No, non vince. Non vince, perfetto, 3-1 sarebbe il colmo, diciamo, questa cosa qua. Questa bella foto al centro. Le figlie. Gigi, questa foto che cos'è? A centro? E questa è... E con la prima comunione, che cos'è? No, sono 2 bambini e l'altro è un'attrice. Che... Perfetto, uno dei più, è abbastanza recente. Sulla tua sinistra va bene, è Gabriella. Lei. La sinistra o destra? La tua sinistra è Gabriella. La sinistra è dall'altra parte. La Gabriella è l'ultima a sinistra, la sì. Tua figlia, sì, ok. Quindi perfetto. No, l'altro no, è mia solo figlia. Ga ci sta, no, solo Ga. Solo Ga, no, non ci sono le altre.
un'altra bambina sorelle. Che mi vuole bene, però è fidanzata, si è sposata. Io vabbè, non posso più lasciamo sposare, stare, se Gesù. E questa è la prima Gabriella, sì, cioè questa è Lidia la prima. Lidia è la prima, questa qua, l'altra. Manca Velia. Manca Velia, che lavora, sarà nelle Pandelie che lavora. Benissimo, Giuseppe, sono certo che troverà l'immagine di Velia, fra poco vai alla ricerca. No, allora, ragazzi, occhi monitor Cinzia, mi raccomando. Attento a quello che accade e ci racconterai subito. 53° minuto, siamo 3-1 sempre per il Benevento sul campo dell'Ascoli. Sempre. È vero? Non è successo nient'altro. Assolutamente. Molto bene, vedi che sono attenti. Antonio, dopo tu mi dicevi, no, ma guardi Cinzia, non è proprio bene, invece no. No, Cinzia, no, no, ti sta riscattando. Ha segnato il Trapani nella zona bassa della classifica, ha raddoppiato il Venezia. Quindi i giochi sono ancora tutti aperti. Okay, sono aperti, però l'Ascoli può stare quasi tranquillo, perché dovrebbe recuperare due gol il Perugia sul campo del Venezia. Okay, mi sembra un po' improbabile, perché il Perugia è un'altra squadra in caduta libera. Aspetta, adesso ci fai il riepilogo. No, nel senso che non giocherà comunque il play-out, è salvo. Anche con questo risultato è salvo. Il Frosinone è fuori dai playoff, stranamente, era secondo se non altra squadra prima del lockdown, ora è fuori completamente perché il Pisa sta vincendo il Frosinone. Patrizia, il Pisa è quarto. No, guarda, è incredibile, sono incredibile allo stato di quello che sta succedendo oggi, le dichiarazioni che faceva il presidente del Frosinone durante il lockdown, che pretendeva la Serie A con una squadra che adesso addirittura non va a fare i playoff, se si vede. Quindi, e allora, l'Empoli sta vincendo 2-0 sul campo del Livorno. Facciamo un riepilogo che poi torno da Gino. Un attimo solo, ragazzi. Riepilogo dei risultati: Ascoli-Benevento 1-3, Chievo-Pescara 0-0, Cosenza-Juve-Stabia 2-1, Cremonese-Pordenone 1-2, Entella-Cittadella 2-2, Frosinone-Pisa 0-1, Livorno-Empoli 1-2, Salernitana-Spezia 1-1, Trapani-Crotone 1-0, Venezia-Perugia 2-0. Allora, dal punto di vista del regolamento, dal punto di vista tecnico, è cambiato tutto rispetto a prima, da quando hai iniziato tu? Sì, cambiato moltissimo. Perché ora, da che punto? Cioè, voi quando camminate, marciate, che sono andate piano. Cioè, uno alza le braccia, per andare più veloce, spinge più di anche, spinge per fare il passo più per precisare. È una camminata più veloce. Che solo ora c'è questa bella sospensione. Cioè, non è mai più una marciata da che punto? A un certo punto, quando si va di... Tieni il microfono un po' più vicino. C'è una tecnica particolare. Microfono un po' più vicino. No, ma io non riesco a fare. C'è una tecnica particolare. Però il microfono. No, prima è io quando cammino, microfono, quando però solo non si sente. Cammino, allora, perfetto, ci sta fa. Allora, video, allora tacchi no, guardate Giannuzzi, signori, in diretta siamo. È una scena meravigliosa questa qua, cioè queste sono cose che tu non potresti mai immaginare, cioè, però si possono accadere. Giannuzzi ci ha fatto vedere in diretta il cambio di tecnica. No, ora non riesco a fare, perché c'è la sospensione. Si fa sempre un bloccato col ginocchio, però con tutte e due le gambe, destra e sinistra, e sono davanti dalla pista. Ecco, e quindi... rispetto a quello, insomma, la tecnica che tu utilizzavi, ti è capitato qualche volta di avere qualche richiamo a munizioni? Ma io lo so perché tu reagiresti. E perciò l'arbitro ti conosce e non ti fa nessun reclamo. Ma allora c'era Dordone, che il fascista Giannucci. C'era Dordone, che era il commissario della Carenzia, c'è molto lo stile Dordone, che è unico al mondo, è il più grande stilista al mondo della marcia, riconosciuto. Anche Rita c'è uno stile, stile McQueen, uno stile proprio quando cammina, quando è camminato. Poi ora lo sport è cambiato totalmente, non è più come una volta amicizia, rapporto umano. Giuliano ha cominciato da poco la marcia, è vero? Marcia su Roma, però diciamo che organizzando. Ma magari, come io sport, adoro come sport, Roma Giuliano, come che città. Cosa, che cosa diciamo pratichiamo in questo momento? Non lo so, il giro del tavolo? Che cosa, no, no, no. Niente adesso. Camminata veloce. Camminata veloce, fit walking si dice. Ah, fit walking, ok, perfetto. Brucia grassi, diciamo, insomma così. No, ma io quando... vabbè. Le scuole superiori ci facevano marciare, giocare a pallavolo, lo so, era a livello proprio, vabbè, diciamo, però primi, comunque, primi passi, bravo, sì, però lo facevi, certo. Arrivo subito un'altra volta, perché è stato il momento della marcia, era il fascista di lui, perché la marcia su Roma questo ragazzo. Ma
quando voleva fare il colpo di Stato, che poi non siamo riusciti a farlo questo colpo di Stato. No, si è fermato per strada, cioè, è al confine tra la Campania e il Lazio, e non è riuscito ad andare oltre. C'erano le capacità, ci sono, lo so, microfono, ci vuole l'appoggio di tutte. Se c'era solo la televisione, dillo al microfono subito. Perché... No, ma a me non mi interessa, io sono a parlare liberamente. Il problema è nostro, diciamo, cioè, grazie tanto. Io sfortunatamente... voglio ringraziare, cioè, prima cosa, lo sport bene nella testa, se c'è ancora bisogna ringraziare Giovanni Caruso, che purtroppo lui si è sposato, il campo coni sposato, lui fa l'amore con la pista, lui quando vede la pista vede Monica Bellucci, lui le sue donne e la pista, cioè lui la moglie non esiste. Niente. Comunque punizione per l'altro, quando vede il campo vede, è come l'anonimo, quando vede pensa a ridere, questa è la cosa che e poi è tutore. Non sta tanto bene, a 40 gradi, vai al campo scuro e trova Giovanni Caruso lì. È vero. Ed è stata, ricordiamo, una fucina di tantissimi giovani atleti. Sì, ma lui, cioè, dei vecchi tempi, oggi lo sport è cambiato, lo sport si fa solo per interessi, per questo maledetto Dio denaro. Allora, ci dice Cinzia, ci richiama, guardiamoci questa bella punizione, pensavo che fosse del Benevento, invece è dell'Ascoli. No, è dell'Ascoli, ma sono importanti anche quelle. È vero, Cinzia, è vero, perché adesso in questo momento della partita è più importante quello. Nulla di fatto, c'ho la Sibilla. Lo Stradamus ti ha spezzato tutta l'attesa, cara Cinzia, vedi? Sulla barriera. Brava. Allora, Cinzia, la prossima volta che dovesse capitare di intervenire, fatti suggerire, dice, questo è il momento che dobbiamo seguire, perché il Nostradamus riesce a vedere prima. Nostradamus mi fa gli scherzi. È vero. Mi vuole fare intervenire così. Ok, perfetto. Ci sta provando da mezz'ora a farmi gli scherzi. Questi ragazzi, Gino, sciocco. Sì, Gino vuole dire una cosa importante. Giovanni Caruso sfonda degli atleti fortissimi. È lo so di questo. Ora, un altro ragazzo che allievo, che ultimamente una gara giovanile, ha fatto un tempo eccezionale, 45 minuti sui 10 km, ha vinto anche il titolo italiano. Purtroppo lui non viene seguito, l'atleta si perde man mano per la strada, perché poi... sempre soldi, ma lui soldi quando voleva prendere, certo. Non è che... E poi un'altra cosa, lui ci ha messo perché conosco molto bene il suo budget finanziario, lui la sua come si dice, liquidazione dalle poste, come dipendente delle poste, la sua liquidazione delle poste sarà mangiata con lo sport, la moglie vuole seguire in seguito, ci rimane pure male. Certo, lo sport ha dato tanto, però lo sport lui non gli ha dato nulla, da solo la soddisfazione di pochi ragazzi seri che ci sono, ma sono pochi ragazzi, poi lasciamo stare. Allora, ragazzi, bene, vedo che anche da quest'altro lato c'è tanta, c'è un bel clima, cioè, vedo anche da quest'altra parte, ed è questo, diciamo, quello che ne auspichiamo. Che non si dica che c'è allegria solo quando c'è vino in questa squadra. Sempre, c'è sempre allegria. Siamo al 60° minuto della partita, Danilo. Dicevo. No, dico, io non ho bevuto proprio, mentre guardi al suo palco, niente, acqua. Adesso acqua. Sono proprio così. Proprio... Tu sei proprio, cioè, proprio curva sud. Mi fate sentire un attimo Patrizia, che è attentissima, sta seguendo la partita mentre ascolta, noi è multitasking, riesce contemporaneamente ad ascoltare e sentire. Patrizia. No, veramente... Patrizia... No, io ho parlato anche prima, solo che lei non c'è mai, sempre fuori. Guarda che belle cose che adesso ti dirà, vedi? Sta facendo gli apprezzamenti su questa parte della tua vita che hai raccontato. Sì, sì, perché davvero sono andata un po' nei miei ricordi passati. Anch'io ho fatto sport, però col professore Danna. Professore Danna, ho tantissime medaglie, sai, a casa. Brava, come ricordo. In particolar modo, che cosa lancio del peso, lancio del disco. Andiamo palla a mano. Abbiamo fatto la squadra di pallamano a Benevento con la moglie del professore Furno. Ah, Furno, ok. Insieme a Danna, mi ricordo benissimo. Questa ha dei ricordi veramente belli. Vabbè, questi sono i ricordi formativi, diciamo. Sì, e poi mi sono data al podismo, camminata veloce, insomma, è sempre piaciuto lo sport comunque. Tutto bene, Mario? Molto bene, Mario. C'è una sala un po' più buia, si potrebbe eventualmente... ok, grazie, ci siamo assicurati. Devo dire una cosa. Il professore di una volta, a me piace le donne, è venuto dei belli uomini, alti, ma veramente
bellissimi. Invece i professori di oggi tutti bastotti tra cagnotti e penso. Bene. Ci chiediamo, Rita, questa è una domanda che dobbiamo annotare per cercare di capire. No. Cioè, i professori di educazione fisica oggi non esistono più, in effetti. Allora, esatto, Vi ricordate Gianfranco D'Angelo nei film quando faceva il professore di educazione fisica? Quella cosa bellissima. Con la tuta, le make-up, le scarpe, questa è una cosa bellissima. E oggi non è più così. Il microfono a Rita? Ci siamo? Oggi non è più te così. Sei, te la sei data subito una perché risposta, non c'è diciamo. Passione. Non c'è passione, non c'è, passione, non c'è amore. Lei è il problema. Riesce a farsi anche una domanda come Marzullo, domanda e risposta da solo. Che quando sta con Cinzia sul Camposauro si fanno le domande, se si allontana si fanno le domande. A sì, distanza. Perché cioè, voglio dire, un po' il tempo deve passare in montagna, no? Quindi incominciamo con un io profondo e le domande quelle pesanti, quelle esatto. Impegnative. Quindi che ci vuole tempo per riflettere. Che ci vuole tempo per riflettere, quindi il TSO è necessario, io ma immagino. Ma con chi sei andata in montagna, scusa? Ma io non c'ero. Sì, come sì no? Sulla domanda sull'io, Cioè sulla domanda sull'io, io sono l'io. Ecco, Patrizia voleva aggiungere, forse ha capito come state combinate. No, essendo un'infermiera, diciamo, di una fascia molto alta, sì, con grande esperienza professionale. Dirti un'altra cosa, il giorno del riconoscimento della cittadinanza onoraria al presidente Vigorito, ho cercato di dire, di esternare quello che avevo in mente, magari se fosse possibile, dopo questo periodo, diciamo di... Cinzia ha perso l'aplomb, siamo sempre in diretta, non ricordare... No, c'è stato un fallo in aria e quindi... Non era però, non no. Era, assolutamente. Antonio diceva rigore, ho fatto no, un fallo d'attacco non può essere rigore. Allora, mentre Patrizia sta per completare, che cosa accade? C'è una sostituzione, Pietro, sta per entrare Teglio in campo al posto di Improta. E nell'Ascoli è entrato Eramo, allora, una vecchia conoscenza nostra, esatto. Mirko Eramo. Ah, è Mirko Eramo che ha giocato al Benevento. Ritorniamo un attimo da Patrizia perché stava dicendo che e niente, ho chiesto poi al presidente se fosse possibile magari settembre, ottobre, adesso non è ancora il periodo visto questo lungo... Esatto. 3-0 Che succede? Venezia 3-0, quindi Patrizia, l'Ascoli... No, prego. Può quasi dormire sonni tranquilli. Dicevi, allora, quindi, se fosse niente, un evento che possa ricordare le donne vittime di violenza, perché non ci dimentichiamo che lo sport comunque è terapeutico, lo sport unisce, lo sport aiuta, scarica tanta adrenalina, quindi uomini, vi prego, datevi allo sport. Più che fare insomma esatto ecco. E niente, ho chiesto una delega alle pari opportunità e come consigliere comunale di Benevento sì. Visto che ha parlato infatti così bene del nostro sindaco Mastella, anzi la ringrazio per questo. Attenzione, il microfono a Marcello perché che ci dice? Bravo a giocare a pallone. Non so se avete visto una partita giornalisti contro... Ricordo, Clemente gioca meglio di alcuni giocatori di Serie A. Sì, lo sapevo questo fatto. Tanto bene che io gli dissi, in attacco, a un certo punto fece un pallonetto e tiro a voi, Martellini, dice, che perbacco, colpo gobbo di Mastella. Sì, io poi pensavo che si fosse preparato molto, perché insomma, lui mi disse di no, perché la pancia c'era. Esatto. Ma ti sei preparato? No, assolutamente no. Però era bravo. Molto bravo. Mi ricordo una volta che giocava Marco Cleto Cavute, che era uno dei talenti della mia generazione, no? E non gli fece toccare palla. E Cleto a un certo punto si arrabbiò e lui gli disse non fare la femminuccia. Andiamo a sentire un altro messaggio. Grazie per questo aneddoto. Poi... Buonasera, ci sarà la trasmissione sul calcio mercato da Massimo, sempre Forza Strega. Noi siamo pronti, facciamo passare diciamo, almeno il periodo di Ferragosto, subito a Ferragosto riusciamo, insomma, a temperature permettenti, come dicevano nei nostri studi. Vabbè, è bello parlare di calciomercato, certo, se certo, uno ha la passione. Cioè, dateci un po' di tempo per riordinare quella un po' le idee, più, diciamo. È il momento più bello per... Ma quest'anno è la Serie A. Esatto, diventa ancora più bello, tante informazioni che arrivano. Noi l'abbiamo fatto col campionato con la Serie B, la Serie A, la Lega Pro, quindi insomma, voglio dire... Ci sono stati momenti, quelli più semplici perché c'erano delle informazioni, altri meno, diciamo, facili. Per però ci siamo occupati, tu sai, anche delle altre serie minori, come soprattutto no? Con un occhio alle squadre che fanno parte della nostra regione. Molto bene. Quindi indipendentemente dalla categoria. Sì, quest'anno anche Marianna voleva essere con noi per parlare di calciomercato, non solo, per inserire tanti argomenti. Perché questo progetto, caro Gino, che noi stiamo portando, cioè tutte le trasmissioni che abbiamo realizzato, quest'anno
soprattutto le partite in trasferta del Benevento, poi si sono aggiunte le partite adesso a porte chiuse del in casa, quindi sono diventati tutti gli effetti delle partite esterne, abbiamo pensato di, noi facciamo il nostro compito, cioè di evidenziare quello che, e ce n'è tanto di buono, i paesi possono offrire in qualche modo, quindi le realtà imprenditoriali, poi le potenzialità enogastronomiche di Benevento e del Sannio. Quindi siamo stati a Solopaca, siamo stati a Guardia di San Framondo, siamo stati a San Nicola Manfredi, siamo stati a Ginestra di Schiavone, e questo tour proseguirà perché alcuni hanno già prenotato per il prossimo anno delle tappe. E poi siamo stati nella realtà imprenditoriale del posto, quindi stasera da Gavelli, siamo stati al McDonald's, poi nell'ultima puntata, quella super puntata che faremo, ringrazierò tutti perché tutti ci sono stati vicini, tutti hanno sposato immediatamente questo progetto, e quindi mi sembra giusto e corretto e doveroso ringraziare un po' tutti. Noi stiamo facendo la nostra parte, caro Gino, e quindi voglio dire, anche dal punto di vista della coscienza umana e professionale, stiamo provando così a portare in giro. Mi guardi, non so se non sei convinto, mi guardi attentamente. No, perché anche perché so che ti piacciono le io donne. Io ero assente, però piacere. Lasci finire la signorina di parlare, anche la signorina Danilo. Grazie, non sei un buon tempo. No, attentissimo. No, volevo dire solo questo, quindi ringrazio il presidente che ha accolto questa mia richiesta e mi ha detto che questo grazie all'aiuto dei nostri giocatori e anche degli ultra, che sono delle persone, non è mio Enzo, no, non ce l'ho il telefono. E Danilo questa volta, volete dire che Danilo ha indovinato? Ok, perfetto, vai. E quindi voglio ringraziare in diretta sia il presidente che tutta la squadra del Benevento. Molto bene. Complimenti a Patrizia, è una bella iniziativa. Anche perché Marianna, tra le tante diciamo problematiche che vengono affrontate, non so se questa è professionalmente, sì, mi trovo si molto trova appunto ad avere a che ad affrontare diciamo situazioni molto delicate. Donne vittime di violenza, e quindi è una bella comando, iniziativa, Marianna. Notevole. Sicuramente sarà presente TV7 e quindi cioè, grazie, voi. Ti ringrazio cioè. E sarò onorata. Grazie ad entrambi. Grazie. Molto bene. Cinzia che sta mostrando il suo vero volto tenace, diciamo anche diciamo, molto partecipativo. Nella partita. Sei distratta la partita? Sto andando a vedere la partita. Che cosa sta succedendo? Raccontaci la partita, siamo al 70. Diciamo che l'Ascoli, secondo tempo, è sceso in campo che vorrebbe fare. Insomma, più determinato rispetto molto al primo. Molto determinato vorrebbe fare, ma il Benevento fondamentalmente contiene. Ha avuto solo, possiamo dire, se le vogliamo considerare occasioni, due punizioni fuori aria, però niente di fatto, diciamo battute in modo molto innocuo. Molto bene, ricordo sempre che i microfoni sono aperti, quindi si sente anche. E ti dico anche che cosa stavamo dicendo. Vai. No, Danilo, vedi, conosce i tempi precisi della TV. Vai. Tra l'altro, per la lealtà che sempre mi contraddistingue, la sincerità. Sì. Sto facendo ammuino, ok, perfetto. No. Allora, mi ero confrontato con le mie amiche della Curva Sud, e quindi volevamo darti un suggerimento per la prossima stagione. Di darci i banchi con le rotelle in modo che sì, capisco possiamo, bene a chi è rivolto poi. Sì, e possiamo appoggiare sul microfono, i telefoni, la bottiglietta d'acqua e poi volendo anche un vicendevole scambio, sai. Scusami Alfredo, se chiami il ministro Razzolini quando ordina i banchi a scuola fa una fornitura. Bravo, bravo Antonio, perché il governo è molto efficiente, esatto. Efficientissimo, già abbiamo speso parole sul governo. Oltre a Spadafora ci aggiungiamo anche Lazzolina. Perfetto, niente male come ultima di campionato, esatto, sì, molto, complimenti. Molto. Volevo avvisare chi mi segue in diretta, conoscendo insomma diciamo la mia moralità, che io metto solo il telefono, che l'ho fatto anche negli altri anni con le altre ragazze, che ormai è vero, posso. Sì, c'è lo spazio per il telefono. Proprio incastrato. C'è lo spazio. Hai visto come ha detto? Sì. Okay. No. Non può dire diversamente, quindi. C'è lo spazio per il telefono. Ale, allora che cosa ci vuoi raccontare? Vuoi fare un po' il riepilogo dei risultati? E poi ricordiamo anche Gravina che cosa sì, ha detto. Sì, abbiamo un po' di cose da dire. Allora, il riepilogo dei risultati, Ascoli-Benevento 1-3, Chievo-Pescara 0-0, Cosenza-Juve-Stabia 2-1, Cremonese-Pordenone 2-2, Entella-Cittadella 2-2, Frosinone-Pisa 0-1, Livorno-Empoli 0-2, Salernitana-Spezia 1-1, Trapani-Crotone 2-0, Venezia-Perugia 3-1. Benissimo. Sì, poi c'è stato mercoledì la premiazione.
al Teatro Romano. Abbiamo visto le immagini che TV7 ci ha regalato di questi calciatori, insomma, maggio in prima linea, che hanno alzato questa coppa. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la coppa è stata fatta da un'azienda di Avellino. Questo devo dire, perché lei è originaria di Venticano. No, perché insomma la Lega B si è anche servita di una, diciamo, per campanilismo dire questa cosa, anche per campanilismo, esatto, perché insomma la Lega B si è servito comunque di una di un'azienda nostra. Comunque l'Avellino ha dato qualcosa a questo campionato. Esatto, esatto. E simpaticamente, diciamo, la coppa, la coppa. Alfredo, l'unica cosa che mi dispiace è questa, ma prima è sicuro, che non c'era Maurizio Datate, che lo meritava. Bene. Okay, che mi dava di essere presente, esatto. È una persona molto seria, molto corretta. Devo questa dire che devo mi è dire dispiaciuto che, molto. Devo dire che a me è dispiaciuto per chi non c'era e chi ha fatto un'altra scelta, diciamo, proprio per guardando con la massima correttezza, cioè voglio dire Massimo Coda, che ha fatto un'altra scelta, quindi la rescissione del contratto, però ha giocato praticamente il 90% di questo campionato, se non qualcosa in più. Ma non sta più qua bene. Lo so, è questo. No, diciamo, è anche difficile. Certo. Certo, ho capito. Raggiungere idealmente c'era. Vabbè, comunque credo che alla fine lui ha tutto il campionato, perché ha saltato l'ultimo mese e mezzo, quindi vabbè. Era stato invitato, perfetto. Allora Cosenza, no, ma io non era una polemica, dico dispiace non vederlo. La mia non è la polemica, però conoscendo un po' tutti, Maurizio Date meritava essere invitata, sono sempre tante persone. Va bene, andiamo avanti. Nel frattempo, sì, stiamo vedendo questa coppa che siccome praticamente Cinzia è molto attenta, cioè è saltato il collegamento, è scritto impossibile raggiungere il sito. Ci pensa Cinzia, tra poco. Ok, andiamo avanti. Sì, questa coppa, le ali della vittoria, così a fantasia. Ecco il Benevento con Sau che sta attaccando. Attenzione, Sau sta scendendo sulla fascia destra, tira, prova a fare un corner in centro area. Annotate questa. Cinzia, scusa, ma potresti consultare l'oracolo? E quindi ma l'oracolo si sono scaricate le batterie. Accide. Abbiamo scoperto questo non me l'aspettavo. No. No. Allora, questo non me l'aspettavo. Fate sentire un po' Alessia che cosa ci racconta mentre vediamo ancora le immagini del Teatro Romano e della premiazione. Guardate che belle immagini, questa struttura, altro belle. Monumento simbolo, sì, della città di Benevento, insieme ai più rappresentativi, insieme all'Arco di Traiano. Certo. Sì, infatti anche Pippo Inzaghi l'ha apprezzata nella non è un caso, diciamo, insomma, il Teatro Romano. Bravo Enzo per le riprese. Qui vediamo Giada, la giovanissima Giada, che ci ha regalato un altro momento, molto bene. Sentiamo allora, se non lei è computerizzata, se non finisce di quello che legge, è come un missile programmato, vai. No, è per dare comunque le informazioni giuste ai nostri telespettatori, magari le curiosità interessano. Allora, quindi questa coppa che è costituito da un basamento di questa figura che ricorda la Dea Vittoria, e il disegno richiama, il basamento richiama un braciere olimpico. Come abbiamo detto, è stata realizzata da questa ditta a cui è stato affidato, insomma, anche la realizzazione degli altri premi che abbiamo visto in quella serata. Ecco, Inzaghi ha... Prima di Inzaghi ti posso fare una domanda, perché noi guardiamo con grande attenzione in prospettiva al prossimo campionato. Ti posso chiedere, Gravina, che cosa ha detto quando ho provato a stimolarlo fuori, un po' appena arrivato con la macchina, guidato lui, faceva caldo, era in compagnia, è arrivato, insomma, è sceso, è stato gentilissimo, si è fermato, abbiamo fatto un'intervista, abbiamo parlato dell'importanza della promozione del Benevento e poi lo abbiamo chiaramente stimolato insieme a un altro collega che era con me sul discorso della ripresa del prossimo campionato. Ci sono tanti punti interrogativi, il famoso protocollo, si sta tentando in tutti i modi di superare quelle barriere. Tra l'altro Spadafora ha detto che ce lo sogniamo di iniziare il campionato. Però in un primo momento aveva detto che probabilmente stava cercando, quindi voglio dire per settembre c'era, sì. Ok, sentiamo, non c'è scritto? Abbiamo fatto segno? Nell'intervista Gravina ha detto che al di là della vittoria, comunque la testimonianza di questa sera serviva a capire quanto sia importante aver riavviato un campionato, che era suo dovere oltre che piacere e rispetto per questa società e questa terra essere presente mercoledì sera, perché crede che sia un momento di grande importanza per tutto lo sport italiano e per il calcio. Benissimo, e poi c'è un'altra parte dell'intervista, si sono fermato, diciamo, attentamente, diciamo, su quello che era il risultato. C'era un'altra parte dove lui diceva: in questo momento
non possiamo azzardare nessuna previsione, del resto l'ha detto anche sul palco per chi era lì, voi eravate presenti, non so, Giuliano ha sentito quando è stato il primo ad intervenire sul palco e ha detto in questo momento io vorrei cominciare secondo il programma, ci sono due impegni della nazionale, ha detto, ma no, in questo momento il 12 dimentichiamoci, probabilmente fine settembre, inizio ottobre, queste potrebbero essere Il problema le potrebbe date. Essere Pietro. Che a giugno ci sono gli europei, quindi però hai visto adesso ha giocato tante partite, potrebbe succedere il prossimo campionato ne potresti però giocare così potrebbe è falsato perché lo so, tante lo so, partite lo so. Tre partite in una settimana però purtroppo tante, l'ostacolo c'è Pietro lo certo c'è. Assolutamente però chi si prende la responsabilità in questo momento con questa situazione di nessuno perfetto. Intanto gli europei sono stati fissati, quindi gli europei ci stanno. E quindi devi fare i conti con quell'impegno. Nel frattempo abbiamo le immagini, quindi Cinzia adesso ha un importante riferimento, cioè praticamente la partita. Benvenuto, siamo a che minuto, accanto. Cinzia? Allora, stiamo al 78esimo minuto. Vedo che con la vista va tutto bene, insomma, noi facciamo proprio delle prove. Esatto, e siamo nella metà campo dell'Ascoli che poi sta ripartendo dalla propria metà campo. Adesso il Benevento stava attaccando, ma l'Ascoli ha interrotto questa azione. Esattamente. Ok. Ci sono messaggi, vediamo un po' ancora foto. Sì, nel frattempo c'è arrivato un modellino del Teatro Romano dalla stessa persona che ci ha inviato le foto prima dell'Arco di Traiano. Quindi chiediamo gentilmente a Giuseppe di girarcelo. Poi c'è un altro messaggio. Buonasera a tutti i tuoi ospiti, anche alla Sagno Runner, dice grazie a Vigorito e tutto lo staff. Campionato straordinario, un saluto all'amico Giannuzzi, Giovanni De Luca. Amico Giannuzzi? Sentito di saluti. Un saluto da Giovanni De Luca. Giovanni De Luca, un bravo ragazzo Giovanni De Luca. Abbiamo compagno di Meren. Questo è l'arco, i modellini dell'arco di Traiano. Questi sono i modellini che ci ha inviato il nostro telespettatore. La prima foto era colorata di giallo-rosso, Marianna. Giustamente. Esatto. Dei colori del Benevento. Passaggio infatti a Giuliana chiediamo come abbiamo fatto il 25 agosto quando abbiamo saputo ufficialmente i colori della maglia giallo rosso benissimo perché là si parlava se erano giallo rosso o rosso giallo. Giuliana ci disse in quella data rosso giallo ma soltanto perché guardava da un'altra parte. Bravo, sì. Poi dice che non ti voglio bene, lo so Alfredo. La becchi sempre. No. Sì. È odio e amore. Esatto, perfetto. Okay, pure. Che succede sugli altri campi, caro Cosimo? Attento con gli occhialini. Purtroppo è passato un po' di tempo dalla Lega Pro oggi. Bravo. Anche per me. Sono quasi 10 anni. Anche per me. Infatti, il mio esordio con la Lupa Roma non portavo gli occhiali. Soprattutto quando Giuseppe mi rimpicciolisce le immagini perfettamente. Dai. Allora, il Frosinone ha raggiunto il pareggio col Pisa grazie ad un rigore di Camillo Ciano, che è stato molto freddo, l'ha realizzato in maniera magistrale, quindi in questo momento il Frosinone entra nella griglia playoff, proprio a discapito del Pisa. La Salernitana sta pareggiando con lo Spezia 1-1, ma insomma brutta notizia, anche un espulso, quindi sinceramente diventa un po' complicato ribaltare la situazione. Per quanto riguarda invece che cosa è successo? Che parato dal microfono Marcello. Che cosa è successo? Ovviamente c'è stato un tiro straordinario dei nostri, il portiere ha fatto una grande parata nell'angolo. Ha mirato pure, non pensavo la prendesse. Quindi siamo andati vicino al gol, poker, sì. Si suol dire. Parata straordinaria. Vai così. No, la situazione proprio in fondo alla classifica è cristallizzata se non dovesse segnare il Chievo con il Pescara. Perché in quel caso per la classifica Ulsa probabilmente il Cosenza si tirerebbe pure fuori dai play-out. Però il Chievo, nonostante il pareggio in casa col Pescara, in questo momento è nella griglia play-off. Ricordiamo che la posizione di privilegio, praticamente la terza, attualmente è occupata dal sorprendente Pordenone. E dopo lo dirà Ressia, probabilmente essere terzi a fine campionato e primi quindi della griglia playoff ha dei grossi vantaggi che non si traducono soltanto nelle prime partite giocate fuori casa ma anche in caso di parità al termine della partita le squadre che sono classificate meglio hanno dei vantaggi e passano il turno. Sì. Allora dopo, per chi non è stato attento a seguire la partita, c'è un film particolare, Livio, ti ricordi il film che veniva proiettato dal punto di vista aziendale dipendenti, La Corazzata?
Pietro, okay, perfetto, perfetto. Questo sarà Giuliana e Patrizia, resteranno a vedere anche Danila. Danila sì. Poi lo spiegherà perché ci sarà il dibattito finale sul palco. Sì. Vi ricordate il dibattito? E quindi ci sarà proiettato quindi fino a tarda notte questo film. E poi potremmo anche impersonificarlo, cioè potremmo fare anche, vi ricordate cosa fu fare perché la pellicola fu distrutta e quindi ci furono gli attori, qui c'è stata la scena con la carrozzina, ricordate il cinema, insomma, ci vediamo. Queste sono le immagini di cui ci parlava Alessia poco sì, fa. Sì, queste qui sono dei modellini che ci ha inviato il nostro telespettatore e dovrebbe arrivare anche il complesso di Sant'Ilario fra un po'. Rita, per noi che siamo molto più bello, giovani, ricordi quando si fa... Attenzione un attimo ragazzi che i microfoni sono sempre aperti, ok il prezzo è giusto, senti la voce? Lavatrice 500 poi, senti la voce di Alessia, è proprio quella là, è perfetta. No, questa è la Rocca dei Rettori, giusto? Sì, sì quella sì. Che il prezzo è giusto, tu ancora non nascevi, è una presenza. No, ero piccolissima. E però le sedie più recenti, perché quelle... Ci sono entrano i cambi. Sanogo e Vokic. Che non è un cambio di moneta, mi raccomando, non facciamo di conio. Chi entra allora, ricordiamo Pietro? Vokic al posto di Sau, è uscito dai Mai e non ho visto chi è entrato. Allora, Sanogo. Comunque Vokic è un grandissimo talento. Sì. No, io peccato vorrei... per gli infortuni, perché infatti è la prima partita che fa a tempo pieno, sia pur entrando nel secondo tempo. Ormai è un Benevento, diciamo, B. Sì, fare i complimenti a Sau perché ha fatto l'ennesima prova magistrale. Complimenti. È un giocatore, sarà una grande risorsa per il prossimo campionato di Serie A del Benevento, a parere mio. Vogliamo ricordare i nostri telespettatori, magari a chi è acceso da poco, le cose distratto, il televisore, o chi è collegato in qualsiasi parte del mondo. Dove ci troviamo, Marianna? Ci troviamo nel multisala Gavelli, in piano Cappelle a Benevento, una con il sale, signor Luigi. Una delle tante sale. Monsignor Luigi Giannuzzi, una delle tante sale. Luigi. E alle nostre spalle che c'è? Alle nostre spalle c'è la fantastica pista da bowling. Non è la pista da ballo. E lui da giovane tra una gara e l'altra faceva anche un po' Gino Travolta che danzava, giocava a bowling. E poi Alfredo, diciamo, ricordiamo a chi sì. Non ha seguito prima che all'esterno il signor Luigi ha allestito una sala di cinema all'aperto. Una novità, no? È una novità, dopo però tanti diciamo, anni. Ci limitiamo al 15 giugno che ha perso, sono stati primi in Italia sì. A cacciare i soldi da Scamiglia e ora Alfredo mi deve rimborsare. Esatto, certo. Lui è del Rosso, sono soci minoritari e la loro quota è andata male l'investimento e quindi praticamente noi subito. Io vedo da qua intravedo il film che stanno proiettando. Sì, ma proprio... nelle sue tante idee, diciamo. Puntuale, Gino mi aveva anche chiamato, cioè, vogliamo fare qualche collegamento sullo schermo, faccio vedere la partita immagine che sta vedendo il film che è la partita non se ne frega niente. Ah, vi abbiamo visto, adesso vi diciamo il risultato. Gino oggi pensava a questa cosa, ci cioè, possiamo fare questa cosa, insomma, vabbè. Fino a quando ci saranno le proiezioni all'aperto? Sempre. Microfono a Gino nel fino frattempo... al 29 agosto. Ah, bene, fino al 29. Nel frattempo i 5 minuti sono andati via e quindi un televisore già è autoesploso, è andata via, sta calando il sipario su questa produzione. Vabbè, è l'ultima puntata, è l'ultima puntata. Esordire. È l'ultima partita. È della una novità bella e piacevole. Grazie Alfredo. Calma, però. L'unica cosa che mi dispiace, non riesco a portare la signorina Danile Vidale a vedere un film. Non viene mai nel video. Mai. Ma il 20 agosto, Danila, avrai tempo. Effettivamente, devo essere sincera, non è che proprio mi piace tanto il cinema. Io sono sincero. Cioè io Facebook non lo seguo mai. Sì, Facebook per la lei. La musica sì. C'è una dichiarazione, lei, Alfredo. C'è una dichiarazione del Benevento. C'è una dichiarazione. Attenzione, che succede? Arriva la quarta rete del Benevento. Posso dire gol del Benevento? Vai, bravo. Vai. Io ho detto contropiede, ma... Cinzia, raccontaci che è successo, che Marcello l'ha seguita dal punto di vista Moncini. Moncini, contropiede. Vediamo, seguiamo questa azione. Vedi, questo chi è? Schiattarella, chi è questo qua? Guarda che bella, che bella assist per Moncini, bravo. È stato bravissimo. Colpo sotto, sì, il bravissimo. Portiere in uscita, guardate, era ravvicinato, guarda. Piede sotto e palla in porta, pallone in porta, sfera in porta, quarta rete. Questo è il gol da PlayStation, esatto, si dice. Esatto. Quindi, siamo all'87esimo, 4-1 per il Benevento. Giuliano fra poco ci disegnerà l'azione, noi faremo vedere l'azione con Patrizia che serve, Giuliano arriva con il piede sotto, può fare, se lo può fare. Oh, abbiamo i tacchi.
Messaggio. Sì, la Sagno Runners ci ha mandato il loro logo e dice che da anni rappresenta il teatro romano. Buona serata e grandissimo Benevento. Salutiamo anche Sagno Runners e molto bene. Che succede? Sì, hai visto che cosa c'è? Che è venuto a trovarti? Dopo vicino al tuo piedino, tu sì. L'hai stecchito? No, non me lo dire, se no non lo voglio sapere. Ma devi stare molto meglio rimanere nell'ignoranza. Questa volta devi essere serena come Renzi sì, e Letta, la stessa cosa. Come si è tirato un po' indietro. Come quando in trasmissione avemmo quella, sì, la fiammata di gioia. Allora andiamo sulla partita, ragazzi. Vado da Cosimo. Migliori. Che cosa sta succedendo sugli altri campi, ragazzi? Siamo davvero alle ultime battute dell'ultima giornata, l'ultima puntata. 38esima giornata. Sport 7, poi andremo in vacanza. E io sono qui accanto a te dalla prima. Penso un po'. Non so se è un pregio, un difetto, no, problema. Cioè, è un problema. Dopo no, facciamo no, la no. Visita. Perché è stato davvero un bel percorso e ti ringrazio per avermi portato con te in tutte le puntate che abbiamo fatto. Beh, noi non sappiamo il prossimo anno. Oggi hai detto che hai cambiato la collaboratrice. Sì. Quindi sì, queste due belle parole, scusa se lo dico. Pure io saputo, ogni tanto la presenza dello psicologo, ora lo vogliamo dire perché c'è serve per queste cose. Ci sarà un dramma. Questa è per te, Lucchi. Sono io che ho cambiato. Alfredo passerà al posto di Enzo. Cioè, esatto. Fatemi capire, l'oracolo dice anche questo. Esatto. No, aspetta, vogliamo sentire. Proverò a Canile 5, no? Quindi Alfredo passerà al posto di Enzo e poi... E Livio passerà a condurre, io vado a fare la regia. Allora, Alfredo, scusami, ha segnato il Chievo col Pescara e penso che questo gol può cambiare qualcosa nella griglia anche dei play-out, ed è passato anche in vantaggio il Cittadella a Chiavari con Lentella, quindi dobbiamo un poco guardare, Alessia, tutte le classifiche, che secondo me è cambiato molto. Quindi, okay. Ti posso anche assicurare, per chi sta stando a casa, che non siamo poi così tanto bianchi, come vedete, come ci sono delle luci che ci appassionano, sono delle luci a LED. Esatto, cioè, sono delle luci a LED che il nostro Monsignore opportunamente ha installato sono a norma, sono delle luci che illuminano. 13 anni fa Giannuzzi aveva anticipato tutte le normative sulla... Che dice Patrizia? Patrizia 4-1, Patrizia, ormai è fatto, il poker è calato. Date il microfono a Patrizia, è lei, ce l'ha lei. Davvero molto soddisfatta, ha giocato benissimo il Benevento, complimenti. Una bella squadra, che sia sempre così, è il mio augurio. Perfetto. Scusate, abbiamo detto che non c'erano i titolari. No, infatti questo volevo dire. Ma che abbiamo fatto qui, quando abbiamo giocato in casa? Il risultato qual è stato, quello precedente? 4-0. Hanno fatto più o meno uguale. È la conferma. Quattro reti l'hanno prodotto, esatto. È la conferma un po' di tutto il campionato, Alfredo, se vogliamo. Il mister Inzaghi non ci ha mai fatto sentire particolarmente la mancanza di un o più giocatori. Fondamentalmente abbiamo raggiunto questo risultato proprio perché la squadra è stata sempre ben assortita, non si è mai focalizzata su di uno. Quindi veramente se c'era qualche infortunio, fondamentalmente non abbiamo mai sentito la mancanza. Stasera è la dimostrazione, perché la difesa non era la difesa del campionato, ma erano ragazzi che qualcuno aveva già giocato, altri ancora no. Quindi la primissima partita giovanissima, il 2001 se non mi sbaglio. Per cui chapeau, brava. È andato via il primo minuto dei 4 di recupero. Cinzia, sì. Bravissima, aveva già notato sulla sua lavagna magica questo dato da comunicare per quanto riguarda la cronaca. Grazie, Cinzia. Cinzia, com'è andata l'esordio televisivo? E come tu, come sono tu, serena? No, dico, no, hai trovato una banda di pazzi. Che tu sei serena, non ci sono dubbi. Come hai visto che cosa succede? Cioè, in televisione si percepisce questa cosa oppure. Faccio un po' che vado a casa, mi vedo la puntata da casa. No, Cinzia, bene, Cinzia, stai proprio bene insieme a noi. Cioè, no, volevo dire, siccome tu hai visto le precedenti puntate qualche volta, hai detto no, ma io ho visto qualche cosa. Attenzione, ha segnato l'Ascoli. Ecco, mi hai fatto distrarre. Esatto. Visto? E certo, perché Cinzia vuole rivedere la puntata prima di essere... No, io dicevo, rispetto alle precedenti puntate,
che tu hai visto qualcosa, quel tipo, quella di Solo Paga, diciamo. Sì. Il clima che, cioè quello che viene trasmesso in TV, cioè quello che viene in TV, è uguale, perfetto. Qui non c'è bisogno di vedere la trasmissione, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Voglio vedere se mi sono persa delle cose. Ah, ho capito, magari l'inquadratura, che cose che tu non vedi, che stai seguendo il monitor. Adesso capisco perché c'è il professore psicologo qui questa sera. Ma poi tutti gli elementi sono stati scelti. No, ma non è a caso, Marianna. Marianna, non è a caso, perché è l'ultima puntata. Quindi avevamo bisogno di un supporto psicologico per venirne fuori da questa cosa, e anche per fare un discernimento su chi potrà o non potrà partecipare. Esatto, è un aiuto ad Alfredo, è un aiuto ad Alfredo, un supporto ad Alfredo per capire chi potrà per la prossima. Per esempio Alessia, vedete, lei, Alessia è imperturbabile, cioè qualsiasi cosa succede, una bomba, c'è una mitragliata, lei... Devo leggere la classifica? Sì, sì, vedi che sto sanguinando, è successo se lei continua normale. Allora, noi attenti ai risultati della classifica, anche perché là ci sono i maestri training i maestri del social, lo so, no? E poi magari si sta sciogliendo il microfono. L'altro, quando abbiamo fatto la sfilata, è una cosa importante, che era, fuori succedeva di tutto, e lei era calmissima, poi ha detto, però tocca un po' la mano con me, cioè, lei viveva questa con emotività. Questa situazione. Me l'hai insegnato te dalla prima volta che ci siamo visti, che non dobbiamo comunque farci condizionare. Potessi trasformarti in una sorgente idrica. Siamo al 93esimo, un minuto alla fine, perché sono 4 minuti, l'allenatore dell'Ascoli fa macina chilometri, perché insomma fino alla fine crede ne, diciamo, in qualcosa che chiaramente che appare un po' improbabile, perché siamo sul 4-2 a un minuto dalla chiusura di questa partita. È finita? Il suggeritore sicuramente è intervenuto, ecco qua. Brava Cinzia, però ho visto che sei attenta. Siamo una coppia fantastica, come ho spesso i Bonnie e Clyde, no, una coppia fortissima. Nel mondo ci sono, poi dopo esatto. Allora, è finita la partita, possiamo dirlo, Antonio Nostradamus, ok, finita la partita, 4-2, si chiude una stagione esaltante per il Benevento e si chiude con una vittoria. Facciamo un bel applauso ancora una volta alla squadra di Pippo Inzaghi, alla squadra del presidente Oreste Vigorito, triplice fischio da parte del direttore di gara. Adesso occhi alla classifica per cercare di capire, al termine della fase regolare del campionato, che cosa accadrà, come si sono posizionate le squadre che state combinando voi tre. Riepilogo dei risultati, sono finite tutte? No, c'è ancora qualche partita da concludere. Iniziamo con le partite che sono terminate, vai. Sì, Ascoli Benevento 2-4, Cremonese Pordenone 2-2, Entella Cittadella 2-3, Livorno Empoli 0-2, Trapani Crotone 2-0, Venezia Perugia 3-1. E c'è ancora da concludersi Chievo Pescara 1-0, Cosenza Juve Stabia 3-1, Frosinone Pisa 1-1 e Salernitana Spezia 1-2. Ok, che succede? Allora, un attimo solo, ragazze, perché in campo, se ne siamo sulla cronaca, scherziamo, però adesso c'è un momento particolare a fine gara, c'è un po' di tensione. Sì, Luigi è abbastanza innervosito, bene. Non abbiamo capito da cosa. Però... Sì, è dalla sconfitta, perché chissà che si pensava, cioè che dovevamo dargli la vittoria. Già dell'andata. Se vi dico, questa, c'era Luigi all'andata. Cosimo, noi l'abbiamo detto nella precedente trasmissione, questa è una bella risposta da parte del Benevento. A chi pensava che potesse... Cioè, ma che hanno pensato? Che il Benevento poteva andare lì e fare casomai regalare punti? Ma con il fatto che ha vinto... La squadra più forte con 7 giornate di anticipo, qualcuno ha detto che magari il campionato potesse essere in qualche modo falsato. Ma il Benevento in questo finale di stagione ha avuto dopo che ha conquistato la matematica certezza, ha avuto un andamento altalenante che si giustifica col fatto che se aveva voglia di giocare, giocava, se si concentrava, giocava e ha giocato bene, qualche altra volta forse ha avuto meno stimoli, ma sicuramente non è un discorso di simpatia o antipatia per altre squadre, perché noi sappiamo benissimo i rapporti che il presidente Vigorito aveva, forse Luigi lo sa meglio di noi, col presidente Stirpe del Frosinone, eppure è andato a Frosinone e è andato a vincere il Benevento. Motivo per il quale l'Ascoli che cosa si aspettava stasera, che Dionigi protesta, fa sarebbe successa. Comunque Alfredo, il record, un altro record. Allora c'è il record, ecco l'altro il record. Sì, abbiamo raggiunto il record degli 86 punti. Infatti era questa la motivazione su quale si sono giocati questa sera, ok, il prezzo giusto, abbiamo raccolto gli 86 punti. Avete sentito la voce? E lei è. E non mi sembra poco raggiungere un record del genere, no?
perché resterà negli annali. Era impossibile, quasi impossibile, perché noi due o tre partite in meno rispetto al record iniziale, per cui veramente, ma quanto dobbiamo essere contenti. Cosenza è salvo, questa è un'altra bella favola del campionato di Serie B. Allora ragazzi, sì, quattro partite vogliamo vedere un attimo che cosa è accaduto, se le partite sono finite. Sì, vabbè, qua lasciamo stare, andiamo un attimo sul campionato di Serie B, occhio sicuramente, però lasciamo stare questa polemica finale lì, quello che sta accadendo. Io mi soffermerei sul discorso della classifica, Cosimo. Lo Spezia ha segnato all'ultimo anche a Salerno, ma la Salernitana anche con il pareggio era comunque fuori dalla griglia playoff. Quindi diciamo che è stata una bruttissima giornata per lo sport campano, a parte il Benevento che ha legittimato questo stradominio assoluto del campionato. La Juve Stabia retrocede in Serie B senza appello, nemmeno per poter in Serie C, scusami, perdonando. E niente, la Salernitana non c'entra assolutamente i playoff, quindi diciamo che dispiace, perché sì, dispiace perché è una squadra campana, però da un certo momento in poi avevano dato troppo per scontato le cose, quindi effettivamente. Allora, attenti all'Empoli. Attenti all'Empoli? Te l'ho detto dalla prima giornata. Sì. Adesso messaggi. Sarà un torneo tutto nuovo. Esatto. Si azzera messaggi. Tutto, quindi. Vediamo, messaggi. Abbiamo un messaggio. Buonasera a voi, Alfredo e Alessia. Approfitto per augurarvi buone vacanze. Vi abbraccio con affetto e forza Bari e Benevento da Cristian da Bari. Grazie. Grazie Cristian, anche a te. Stanno festeggiando gli ascolani perché hanno saputo il risultato degli altri. Sì, quindi con questo risultato favorevole. Classifica finale, un attimo solo ragazzi, un attimo solo. Sì, le partite si sono concluse tutte, quindi adesso possiamo andare alla classifica. Benevento al primo posto con 86 punti, Crotone secondo 68. Queste due squadre sono salite direttamente in Serie A. Poi adesso vediamo che cosa accade per quanto riguarda i playoff, che consentiranno a un'altra squadra di salire nella massima serie e raggiungere il Benevento e il Crotone. Vai. Terzo posto Spezia 61, Spezia. Quarto posto Pordenone 58, quinto posto Cittadella 58, sesto posto Chievo 56, settimo posto Empoli 54, ottavo posto Frosinone 54, nono posto Pisa 54. Quindi dal Pisa in poi dal Frosinone fino al Frosinone sono le squadre che parteciperanno ai playoff. Direttamente ai playoff. Perfetto, poi vediamo le altre squadre allora. Pisa 54 al nono posto, decimo posto Salernitana 52, undicesimo Venezia 50, dodicesimo Cremonese 49, tredicesimo Entella 48, quattordicesimo Ascoli 46, quindicesimo Cosenza 46. Salvo. Che succede? Cosenza salvo. Cosenza salvo. Allora, sono retrocessi in Serie B. Di Vai. Sicuro, allora Trapani al 18° posto con 44, 19° Juve Stabia con 41, 20° Livorno con 21. Restano invece al 16° posto Perugia con 45, 17° Pescara con 45 punti. Giocheranno i play-out. Perfetto. Con il Pescara che giocherà la prima gara fuori casa, perché verità. È posizionato meglio. Avresti mai pensato di leggere play-off, play-out, questa cosa? Di la verità? Mai. Devo ammettere che prima di cominciare questo campionato insieme a te me li sono dovuti far spiegare. Bravo. E quindi, però abbiamo dovuto vedere insieme come funzionasse, perché ovviamente è anche un po' complesso il meccanismo che li regola. Allora, il killer Danila ha deciso che venisse ucciso un grilletto. Ma non solo io, guarda, eravamo terrorizzate un po' tutte. È vero? Il ma killer. Porterà pure fortuna, ma... È intervenuto il sicario, sta scivolando il piede. No, Alfredo, scusami, per onor del vero, insomma, si voleva suicidare. Ok. E che è scivolato sotto al piede? Si è infilato sotto al piede. No, ma era una sua volontà di suicidio. Guardate, in televisione gli disse non stanno proprio buone. L'ha detto quindi... a te proprio. No, andiamo alla chiusura della nostra trasmissione. Dell'ultima ragazzi, un attimo solo. Andiamo alla chiusura della nostra trasmissione. Andiamo al riepilogo. L'abbiamo già detto, i risultati, la classifica e tutto. E tu avevi dei playoff quando inizieranno? Tutti questi dati, ricordi, playoff, playout, oggi eri così... Il regolamento avreste... No, però il regolamento è una cosa che non riesce più. No, aspetta, no, infatti. Dirò un po' le date, trovo quando potrebbero cominciare playoff, playout, anche perché deve finire questo campionato di Serie B per poter 4 poi... agosto, se non sbaglio. 4 agosto. Mi suggeriscono la agosto è sicuro, sì. Deve essere anche il pensa che il 4 agosto, noi il 6 agosto lo scorso anno presentavamo il campionato di Serie B, invece adesso si gioca la prima partita del playoff. Vabbè, facciamo così che insomma, visto che hai studiato. Andiamo alla chiusura della nostra trasmissione. E allora io ringrazio. Devo ringraziare Lolita.
Lolita Future, che ci ha accompagnato in tutto questo percorso, che ha fornito gli abiti per questa trasmissione, e questo che indosso è uno dei loro abiti. Spettacolare, diciamo, spettacolare. Quindi ringraziamo Johnny e Marina che sono stati così disponibili. Molto bene, grazie a Johnny che subito ha accettato questa partnership con la nostra trasmissione. All'interno del centro commerciale Sanniti, ricordiamo, il negozio Uomo Donna e accessori e abbigliamento. Sponsor storici delle nostre trasmissioni dal 2006, sin dalla nascita di questa struttura commerciale di Via dei Longobardi a Benevento. Allora, vogliamo ringraziare il nostro Luigi Giannuzzi? No, allora, ringraziamo lui, mica ti ringrazia tu. Noi ringraziamo tutti insieme, ringraziamo Luigi Giannuzzi che ci ha ospitato. Grazie. E facciamo un bel applauso a Gino. Allora, devo dire che parlavamo per organizzare quest'ultima trasmissione, insomma, eravamo con i tecnici, un po' con la redazione, con il direttore, e io sapevo di poter contare sulla amicizia indissolubile che dura da tantissimi anni, la disponibilità da parte di Gino. Appena chiamai, mi disse subito: quanto mi costa questa trasmissione? E io dissi: innanzitutto l'amicizia, la stima e il rapporto che noi abbiamo. Questa è, diciamo, quella diplomatica. L'altra poi la diremo noi da parte. In questo momento, neanche soldi, ce ne parliamo a fine agosto perché non stiamo facendo nulla, ed è pure giusto. Ok, perché mi ha detto, no, è una risposta diplomatica questa qua. E Gino mi ha ancora una volta reso partecipe delle difficoltà che una struttura del genere, per poter andare avanti, deve affrontare, e la sta affrontando praticamente dal mese di febbraio, penso, no? Fine febbraio. No, lo dico io, tu dici sì, io, perché è pericoloso, in questo momento c'è proprio la fascia protetta. Io risolvo i miei problemi e poi dalla mia Barcellona vi saluto. Lì, ah, so già bene. È vero, lui è a Barcellona, un'altra struttura. Fabbrichette. Sì. Le tasse sono al 16%, qualsiasi somma che tu denunci, quindi si sta benissimo. Molto bene. Gli operai lavorano come pazzi, quindi non vogliono lavorare. Il lavoro c'è, ma non vogliono lavorare. Questa è la realtà. Benissimo, grazie allora a Luigi Giannuzzi ancora una volta per la grande ospitalità. Poi ringrazieremo chi ha prodotto queste belle pizze, ci ha offerto quelle pizze, ci arriveremo fra poco. Ringrazio il dottore Marcello De Pinto, grazie. Grazie a voi. Abbiamo trascorso una bella serata insieme, abbiamo apprezzato ancora un'altra vittoria del Benevento. Grande, fantastico. Grande. Fantastico. Poi non dobbiamo sbagliare la campagna acquisti, come l'altra volta. Esatto. Molta attenzione. Giuliana, che a fine serata vuole cantare una canzone. Ma no. Anche no. Anche no. Vuole suonare? O giocare a bowling? No. Si scivola forse con le scarpe? Sì, con le scarpe, no, vabbè. Non fa niente, in sostanza, capite? Sei stato è stata una giornata, diciamo, impegnativa. Come abbastanza tutti noi, impegnativa come tutti. Patrizia, grazie. Grazie a te, Alfredo. Grazie al signor Luigi. E scusaci se oggi siamo state un po' discole. No, vabbè, ma la presenza di Danilo oramai ci trascina, è trascinante. Ed è nata una bella amicizia. Seria con simpatia, insomma, c'è diverse. Sì. E killer pure. Allora, da quest'altra parte vado a salutare allora Rita Maio, detto Frida dall'ultima puntata, perché grazie, poi non possiamo spiegare questa cosa. Grazie, qua. Grazie Rita. Grazie a tutti. Rita ha rotto il ghiaccio, cioè veramente ha accettato l'invito sin dalla partita con la Salernitana dell'andata. Eravamo sì, qualche metro da qui, eravamo da Work Center praticamente. Qui è stata la mia prima partita. Ho detto sì dopo anni. Perfetto, l'ho dovuta corteggiare a lungo questa ragazza. Sì. Quando ci conosciamo da piccola, quando era l'uno di mia madre. Vedi? Poi cioè... l'amore è sbocciato e non si può fare più a meno. Okay, grazie, sul serio, grazie. Grazie a te. Grazie a Pietro Iarriccio. Grazie a te, Alfredo. Sì. Di avermi coinvolto con in voi. In questa banda di pazzi. No, è davvero un piacere stare grazie, con voi. Pietro, quindi con molto piacere vi ringrazio e grazie al signor Luigi di averci ospitato. Ma noi sappiamo che sei un galantuomo, questa è la verità. Non tutti ti conoscono come me. Avevamo il telefono duplex del 74 nello stesso palazzo, lasciamo sapere quanti anni sono passati. Immagino con mio padre il duplex Giannuzzi, una cosa spettacolare. Poi andiamo da Cosimo, vado da Cosimo Romano, che ringrazio affettuosamente Cosimo insieme a Pasquale Fiore e a Nicola Sguera, ha rappresentato i tre tenori della nostra trasmissione Break Sport, voglio dire i tre compagni di viaggio, ai quali si è aggiunto Antonio Mennitto che ci dà un'amicizia storica, grazie. Quindi ho provato a coinvolgere, lui si è lasciato coinvolgere per la passione, per l'amicizia. Vabbè, ci vediamo grazie. martedì adesso ci arriviamo, dove andiamo? No, mi hai detto di non dirlo. Ah, la location, Santiago Bernabé. Ah, Santiago Bernabé.
E poi Cinzia, perché vedo che si è aggiunta adesso a questa banda di pazzi, ormai fa parte di... Grazie per l'invito, Sitti un po', No, è che qui stanno chiedendo di non andare via portandoti di nuovo la frittata. No, cioè... assolutamente, adesso apriamo le danze. Che cosa ha preparato Cinzia? Terzo tempo. Lo so Gino è un buon gustaio, quindi Gino è stato con noi a Pasquette, è stato dei giorni particolari. Giuliana, ti ricordi Pasquette? Serve il pane. E sono stati Monsignore, Monsignore, è vero, serve il pane. C'era Giuliana, ho portato il dolce. A quest'ora non lo mangio, Gino. Sei a Natale quest'anno? Certo. Okay. Certo. Allora, un attimo solo, no, perché siamo altro... Cinzia, grazie tante. Allora. Io non ho salutato. Grazie a voi. Non ha salutato. Io non ho salutato. Aspetta. Allora, Danilo, lasciate la parte, devi salire adesso sul podio. Cioè, voleva ringraziare invece chi dobbiamo ringraziare adesso? Sì, ringraziamo la pizzeria Chuck si Sforna, che ci ha fatto assaggiare i suoi prodotti, la pizza, le friggitorie dolce salato, e ricordiamo che funziona anche come pizzeria da sporto. Ed è qui all'interno del Gaveli. Bene, no? C'è lo scatto fotografico in questo momento. Mariano non ha gli occhi chiusi, è proprio un'espressione del volto. Lui invece diceva apri gli occhi. No, è proprio un'espressione. Ho gli occhi a mandorla. Dalla cena con furore. Allora andiamo a chiudere davvero questa nostra trasmissione. Danila voleva aggiungere qualcosa? Ragazzi. Allora, io lo so che sono le 5, quindi ti voglio ringraziare perché è stato un percorso bellissimo. E ormai faccio parte di questa squadra, spero di continuare, mi ha dato tanto, ho fatto delle belle amicizie e vorrei ringraziare oltre te e tutte le persone che ci hanno sempre accompagnato, Livio, Enzo e Franco, che hanno una pazienza con noi certosina. Voglio ringraziare Mario, perché nonostante anche qualche piccola scaramuccia, però è stato sempre molto cortese. Il fotografo Sempre gentile, e grazie all'editore Mario Del Grosso. È stata veramente un'esperienza esaltante. Grazie ancora. Grazie Danilo, sei sempre attenta, puntuale e precisa. E grazie tante, davvero. Alessio. Alfredo. Sì. Se vedeva sull'altare, dicevo, vorresti prendere per me questa cosa. La vedi la mia malinconia stasera? Sì, ma non è finita. Oramai mi ero abituata due volte a settimana con tutti questi amici, e quindi sì, per me è un'uscita più che un impegno, perché stiamo bene quando siamo in trasmissione. Grazie. Allora, grazie ad Alessia Sorrentino, che è esordito quest'anno e diciamo ha affrontato, diciamo, grazie. No, e mi ha buttato praticamente in pasta ai leoni, Alfredo. Il 6 agosto, eravamo in questa zona. Eravamo al Catillo, però devo dire che Alfredo mi ha promesso che mi avrebbe tenuta per mano e l'ha fatto. Grazie. Perché mi ha supportata, e devo ringraziarti perché questa trasmissione è stata anche di grande aiuto per un mio cambiamento personale. Io adesso parlo tanto, anche troppo. E ora però diciamo adesso quindi, non è il momento. E quindi sì, no, ti ringrazio per questa opportunità e per questo momento, per questo Sono asciutte anche le mani, vi posso assicurare, quindi ha preso proprio coscienza, diciamo, di quello che sto dicendo. Sì, grazie. Alessia era con me insieme ad Enzo, a Paolo Saviano, ad Antonio in parte, a Cosimo, e abbiamo vissuto in diretta tutta la festa del Benevento. Pasquale Fiore, ricordo, dimentico qualcuno, che era Paolo Saviano, abbiamo detto in macchina, quindi ha avuto questo bel impatto, bellissimo, diciamo, 5 ore di diretta, non avevo voce alla fine. Benissimo. Però è stata una bella emozione anche quella. Mi fate salutare Marianna Corbo, lei era già venuta prima come ospite in qualche altra trasmissione, e poi insomma è entrata a far parte della presentazione del calendario, appunto. Esatto, già è vero, c'era anche tu. Il Catillo è cominciato. E poi è iniziata questa carrellata, e quindi quest'anno devo dire che ognuno di voi ha una professione, però si è saputo calare bene, diciamo, in questa realtà. E noi ci sono stati dei momenti quando abbiamo realizzato degli appuntamenti, sì, perché succede di tutto nelle telecamere. C'è un messaggio per Alessia, che guardate Alessia, la faccia di Alessia è una cosa spettacolare, perché non riuscite a capire il sito dove deve andare. Allora, quindi ognuno di noi poi nel corso di giorni particolari, per esempio un po' tra Natale e Capodanno, quando ci siamo trovati nei ristoranti, quando abbiamo provato ad incontrarci,
ha lasciato trasparire, come ha fatto stasera Cinzia, diciamo anche le sue passioni, quindi abbiamo provato anche un po' a cucinare negli studi, abbiamo rischiato che prendesse fuoco lo studio, tutta una serie di cose belle. E a vantaggio anche magari di qualche, spiego questo, a vantaggio anche di qualche malizioso che magari dice: ma com'è, quello fa l'avvocato, chi fa l'ingegnere, fa il dottore, che fa? Non avete capito qual è il senso, diciamo, oltre a dire lo spirito, esatto, oltre chi è sportivo, chi vive la vita in un certo modo, insomma, può capire, diciamo, il clima, e chi ha vissuto questo studio, il clima che si crea. Quindi ognuno poi si è calato in quello che è la semplicità. A me spettava il compito di condurre, quindi l'informazione, con una serie di amici più specializzati a seguire il calcio, mentre altri che si sono aggiunti, che magari non sono ferrati sul calcio, hanno dato il loro apporto con le qualità umane e anche con le loro passioni. Quindi ho voluto spiegare un po' a qualche superficialotto, diciamo. In bamba ai superficialotti, ai maliziosi, esatto, e tendenziosi, esatto, ritorneremo, esatto, anche bravo, con qualche bella serata in cucina, esatto, in trasmissione, esatto, che ci ha divertito, ci ha accomunato. C'è sempre un grande invito da parte di Silvana a casa sua, ha detto, però sì, anche a telecamere spente. Infatti, la salutiamo, e poi se, ciao, Silvana, se mi consenti, Alfredo, a nome di tutti, suppongo, un applauso anche a te. Grazie. Grazie Antonio, grazie. Hai appunto anticipato, tolto le parole di bocca, però bravissimo Antonio. No, nel senso che appunto era un pensiero che accomunava tutti noi, quello di ringraziarti, grazie, Alfredo, ragazzi, veramente. Grazie te, tutti, inutile ripetere i nomi perché siamo anche in chiusura. C'è una cosa, e complimenti. C'è una cosa che ha fatto notare Danilo, ma non per fare, diciamo, un'autoesaltazione, faceva notare nelle nostre chiacchierate, l'ha detto. Era molto difficile ripartire dopo la pausa, e ripartire, siamo partiti meglio di prima con la nostra trasmissione, voi lo sapete, anche perché l'intervallo tra trasmissione e l'altra era così ravvicinato, c'era il discorso di Break Sport, quindi siamo partiti davvero molto bene, e devo dire che ho trovato una serie di persone sensibili come Rita, altre persone che hanno dato una mano, capendo lo spirito, diciamo, di queste puntate, Marianna l'aveva fatto precedentemente, insomma, ognuno ha dato il suo contributo, cercando di creare quel discorso di sinergia, di fare sistema, di fare squadra. Adesso mi dicono che devono chiudere, però prima c'è Alessia che, sì, ha compreso il messaggio di Livio. Di Livio. Okay. Abbiamo i suggeritori. No, ringraziamo anche Livio, Enzo, Franco, che comunque, sì, ci hanno supportato, sì, in tutto questo. Posso ringraziare mio fratello che sta, no, perché mio fratello che sta allo studio centrale. Giuseppe, ma lo Salzano che sta allo studio centrale. Ma c'è. Vai, non vai. C'è, ma c'è. Esatto. Allora, Chievo, ottimizzazione. Va. Chievo, Empoli e Frosinone, playoff, playout fra Perugia e Pescara, Juve Stabia e Trapani giù, Cittadella Frosinone e Chievo Verona Empoli sono i preliminari playoff, Perugia e Pescara invece i playout in attesa delle decisioni del collegio di garanzia del CONI sul Trapani, retrocesso in C con Livorno e Juve Stabia. Buonanotte, è tutto dalla Multisala Gaveli, forza Benevento, le sorprese non sono finite, attenzione alla giornata di martedì. Però di questo ve ne parleremo nella prossima puntata, diceva Heidi, e qua partiva la sigla. Nelle prossime ore non vorrei svelare, ma ci sarà una super puntata finale, 60 minuti trascorreremo insieme, riavvolgeremo il nastro di questa splendida annata del Benevento, e lo faremo in un luogo particolare, suggestivo, vediamo, insomma, martedì sicuramente ci saremo. Saremo tutti insieme. Presenterò alla squadra che parteciperà a questo. Grazie a tutti, grazie, buona serata. Grazie a Mario Cappuccio per le foto, buona che serata. Vedremo domani, selezionate opportunamente, come sempre. Ok, grazie alla Multisala Gaveli e a tutti i collaboratori, chi ha realizzato anche la parte gastronomica, che ci ha fatto compagnia, e buonanotte a tutti. Devi fare i tuoi acquisti più convenienti. Oggi lo shopping ha un nome. Centro Commerciale Sanniti, in via De Longobardi, a Benevento. Vieni a scoprire le offerte più vantaggiose nella grande ed accogliente galleria. Troverai tanti negozi per soddisfare ogni tua esigenza. E in più animazione e tanto divertimento. Centro Commerciale Sanniti, in via De Longobardi, a Benevento. Tu al centro. Olese, leader nella distribuzione di ricambi per caldaie, climatizzazione, refrigerazione, stufe a pellet e trattamenti acqua con oltre 20.000 articoli in pronta consegna. Fornitura di caldaie a condensazione, pompe di calore,
termostufe e solari termici, con tecnici qualificati e le migliori soluzioni per la tua casa. Riqualifica la tua abitazione usufruendo degli incentivi fiscali del 65%, con pagamenti personalizzati a tasso zero. Vi aspettiamo presso il nuovo showroom in via dei Mulini 108, a Benevento. Leal Fair Local Store, zona industriale a Molinara, Benevento, ti propone una grande promozione su infissi in legno alluminio. Fornitura per appartamento tipo, composta da 5 infissi, 2 balconi 120x210, 2 finestre 70x120, una finestra 120x120, a soli 2.950 euro più IVA, detrazione fiscale del 50%. Chiamaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Visita lealfair.it. Hai bisogno di spedire uno più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint, spedizioni nazionali con SDA, internazionali con FedEx, UPS, Access Point e Wish Pickup, imballi e confezionamento colli, servizi poste mobili, pagamento bollettini postali e raccomandate. Keypoint è anche servizio fotocopie, invio fax, stampa digitale, cancelleria e prodotti per ufficio. Gruppo Poste Italiane. Keypoint, più che spedire. Serie B, da 90 anni, il campionato degli italiani.